comandare, convenirsi di raggiungermi al tavolo. Confidiamo inizio ai lavori. Buongiorno e benvenuti al rush finale di questo convegno a Treso, che si preannuncia comunque interessante come le sessioni che hanno preceduto questa mattinata. Per non indugiare ulteriormente, presento il primo dei relatori della giornata. Come sapete c'è un cambiamento di programma, ve ne accorgerete appunto in corso d'opera. Il primo relatore della giornata è Giordano Rotta, che è docente al contratto dell'Università di Genova, si è formato tra l'altro all'Università di Genova, una formazione anche molto effettiva, come ci raccontava di recente, ed è molto attivo nel campo delle edizioni critiche, pure il cantiere Brutoniano, pure il cantiere di Tassasiano. Proprio di recente abbiamo condiviso l'esperienza di un incontro un po' sofferto, diciamo, in quel di Villa, ma ce l'abbiamo fatta. Di recente ha anche pubblicato una monografia su questo fatto estente, che si l'interesse del rapporto tra letteratura e astrologia nel 5-600 e attivo anche appunto tra le edizioni di Arrego. Oggi ci parlerà invece molto più diffusamente di un testo di Caro e il titolo della relazione è Trattamenti mitologici e versaggiatori smodati, strategie di autocommento nelle colonne di Francesco Fulvio Frumi. Prego, Giordano. Ringrazio Francesco, ringrazio gli organizzatori del convegno, in particolare un ringraziamento pubblico va ad Aviere, senza la cui ormai proverbiale disponibilità questa edizione sarebbe stata probabilmente ritardata, e anche chi magari a causa mia ha dovuto subire qualche spostamento, quindi grazie. Ecco, questa sessione si intitola, se non sbaglio, alcune esperienze individuali. Quella di Frugoni è un'esperienza molto individuale, però credo non priva di interesse, come spero di illustrarvi oggi. Da che la simmetria è una delle cifre proverbiali del barocco, l'epulone di Francesco Fulvio Frugoni può ben definirsi un monumento esemplare a suo tempo. È vero che questo melodramma, pubblicato nel 1675 a Venezia, terzo e ultimo lavoro per le scene del Frate Genovese, è un'opera ambiziosa che si propone di sfrondare il teatro contemporaneo dai suoi eccessi più nefasti, innestandosi sui pochi versetti del Vangelo di Luca dedicati alla parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, per ipotizzare un nuovo modello di drammaturgia rappresentativa a tema neotestamentario. A ben vedere, però, è la sproporzione l'unica costante tra i mille rivoli in cui si disperde l'ingegno frugoniano, e per accorgersene non sono necessarie letture di particolare finezza. Chiunque sfogli l'edizione noterà subito come appena un quarto delle pagine complessive, più di 700, venga destinato al testo teatrale. Il resto è un avvicendarsi di paratesti sulla falsariga delle prodigiose geometrie che di lì a poco apriranno al cane di Diogene. La dedicatoria più a Calembure Paronomasie a Battista Nani, quattro introduzioni, dopo il dramma tre interminabili parentesi morali rivolti ai moderni equivalenti dei protagonisti, le colonne di Neuse, la sua amante Zambra e il povero Lazzaro. Il discorso critico della poesia drammatica, dove Frugoni espone completamente la sua poetica teatrale, i moralizzamenti critici di commento al prologo allegorico e i riflessi arguti di commento agli atti alle scene, più altri testi minori. E si tratta solo del più macroscopico riscontro degli squilibri che rendono un gioco di pesi e contrappesi dell'opera frugoniana tanto fragile da pagare continuamente la sua insostenibilità strutturale. Il quinto atto è lungo quasi quanto i quattro precedenti. Nel prologo si danno battaglia a cinque coppie di vizi e virtù con 10 monologhi vivacemente polimetrici. Il testo conta 90 scene, una trentina di personaggi, 16 gambi di scena, 3 cori e 5 balletti allusivi. In più, per esporre il significato di un singolo verso, Frugoni è perfettamente in grado di procedere per decine di pagine estremocinanti e non esita mai a farlo. Insomma, ce n'è a sufficienza per avvertire l'irrefrenabile impulso di destinare le colonne all'affollato cassetto dei mostri barocchi di gettare l'era chiara. Ma l'ultima sproporzione, quella incardinata sul progetto di riforma, è anche la più illuminante. Il solipsismo di questa esperienza, solo Crescimbeni e Quadrio si limiteranno a citarla, solo di sfuggita, e l'impietoso destino toccato a un testo che nelle intenzioni dell'autore sperava di avere, cito, aperto, se non pure spianato il sentiero facile, a tanti che tale esercizio camminano per i dirupi del Parnaso più ripidi,
e che si era invece indirizzato su un percorso senza sbocchi. Un'opera militante ben più imponente di un oratorio sacro, forma peraltro più volte criticata nel discorso, e più radicale delle proposte, ad esempio, di un Girolamo Bartolommei con la sua didascalia cioè dottrina comica, insieme agli altri critici moderato barocchi, per usare un'espressione di Franco Croce, della prima metà del secolo, soprattutto di area barberignana. Un'opera a cui tuttavia Frugoni affidava il suo lascito di drammaturgo, fallimentare ma impregnato dalle tendenze e avversioni caratteristiche del secondo Seicento. Se la metafora architettonica è la più indicata per ragionare dell'arte frugoniana, Nefrone ci apparirà quindi come un fastoso palazzo barocco, ma periferico e con le finestre murate, con esorbitanti quanto autarchici ambienti interni e tuttavia costruito già con tante visibili crepe da far presagire il crollo imminente. Si prefigge di essere una saldatura di teorie pratiche, un tentativo in chiave moralistica di liberare il teatro, non solo cantato, e anzi molto più di parola, dai suoi vizi e fornire insieme un'opera exemplum riformata. Il risultato non è solo un esperimento sfortunato, ma è la cronaca stessa di questa sconfitta. L'estenuante autocommento offerto dal frate dei Minimi mostra al lettore tutte le difficoltà nell'adattare il testo del dramma ai precetti esposti nel discorso, già di per sé frutto spurio di diverse forze centrifughe. Ed è per lui un'occasione non disprezzabile per entrare nell'affollato laboratorio dello scrittore e confrontarsi con le istanze, i problemi e i tentativi di soluzione del dramma tardo barocco. Non occorrerà perdere troppo tempo nel ricordare come, già prima delle polemiche Guarini de Nores sul Pastorfido, fino agli ultimi istanti prearcadici, l'ibridismo alla base della tragicommedia la renda terreno d'elezione per lo scontro e il confronto poetico sui generi teatrali, in particolare per la fondamentale crux aristotelica dell'unità d'azione. Le diatribe più vivaci riguardano il peculiare status delle opere in cui la presenza di un solo finale, sia lieto o luttuoso, viene messa in discussione. All'altezza del Nebulone, la situazione è esasperata. Il melodramma di Frugoni presenta un'azione principale di impronta tragica, le vicende del vizioso Mineuse fino alla sua morte per avvelenamento. Una secondaria, lieto fine, gli amori boscherecci virtuosamente sospesi tra Zelfa, prima moglie di Mineuse, e lo spasimante Lidoro, e infine ridotta a mero episodio, e da cui già si intuisce con chiarezza l'insostenibilità dell'architettura drammatica, la vicenda di Lazzaro, che troverà nel seno di Abramo non solo la ricompensa per le sue sofferenze terrene, ma anche un po', un minimo, di senso drammaturgico. In verità c'è assai poco nel testo evangelico per giustificare un'opera teatrale di tale mole, sicuramente meno dei vari figlioli prodighi che affollano le rappresentazioni sacre del tempo, tanto più che la libertà dell'autore nel tratteggiare di Neuse non può nobilitare Lazzaro, la cui santità, senza dubbi o esitazioni, lo rende un personaggio privo di qualsivoglia spessore. Come ricorda Davide Corrieri, alla base della posizione frugoniana è una convinzione di natura extraletteraria, la necessità di operare contro la corruzione morale, di denunciarne il vizio, di esaltare la virtù, di esortare ad essa. Frugoni fa ben capire nel discorso critico che, se è vero che la nobiltà del fine può ben consentire qualche eccezione alle più asfissianti regole aristoteliche, ciò non significa che Lepurone debba abdicare e ambire, anzi, proprio il protagonista, alla discussione, anche se ormai un po' datata, sulla tragicommedia, tanto più che l'ibridismo del terzo genere qui dilaga a livello metastrutturale. Un'azione drammatica in versi, a cui fa da contrappunto un'azione critica in prosa, a sua volta divisa in diverse sezioni, degenerando in una chimera che il frate genovese cerca invano di domare. Non è un caso che, oltre all'essenziale compendio guariniano, l'esempio che Frugoni si richiami sia un'altra autodifesa, che già contiene la confessione della propria inadeguatezza, quella di Agostino Mascardi, che in un discorso all'Accademia degli Addormentati è costretto a concedere la natura anomala del suo dramma con due azioni slegate, le metamorfosi d'amore, una violazione giustificata dal doppio diletto a discapito della precettistica più rigorosa, per una commedia per molto imperfetta nell'arte, ma assai perfetta nel fine. Si sostituisca al puro diletto l'ammaestramento morale e per Frugoni la strada è tracciata, non senza una correzione in senso aristotelico di carattere, a voler essere maliziosi, quasi preventivamente compensativo. Le due azioni, ammonisce, non devono mai essere separate, ma innestate l'una sull'altra. Più che un ripiegamento in senso razionalista o classicista, inconcepibile per la forma mentis di Frugoni, il tema evangelico è l'arma più sicura da brandire contro i dramisti moderni e i verseggiatori smodali. Un ambito che trasporta in chiave cristiana la linea orfica di caduta e risurrezione, in
molti orfei, di cui ha parlato Roberto Cigliucci, così tipica del melodramma del primo Seicento, a partire ovviamente dalle Eurydice di Rinuccini e dall'Orfeo di Strigio, e seguendo quella tradizione che arriverà dal Salvigio e oltre. Nell'Epulone non c'è bisogno di un Deus ex machina, né di legare sdegnosamente la tradizione classica, o al contrario di rifarsi ad Alcesti come precedente illustre. Il doppio finale lieto e luttuoso, di natura oltremondana, ha radici ben più solide di quante mai possa offrirne la poetica aristotelica. Tale inattaccabilità del tema fa sì che la giurisdizione dell'argomento morale possa venire estesa e dilagare fino alla riflessione poetica. La deformità del dramma incipite barocco non è quindi considerata solo strutturale, se così fosse l'Epulone non potrebbe salvarsi, ma una diretta conseguenza della sua immoralità, poiché i poeti peccano allo stesso modo dei damerini di oggidì. Infatti, cito, si prendono di autorità di ciò che comporti la verecondia e l'osservanza dell'una e dell'altra professione, ovvero il dameggiare e il drameggiare, ormai degenerata in abuso. Nella dinamica tra Utilitas e Delectatio, Frugoni si schiera pertanto senza indugio a favore della prima, anche se serve a discapito della seconda, di cui però prende in prestito quasi tutti gli strumenti. Di nuovo cito, infallibile massima che il poeta deve avere per intento il giovare come fine primario e il dilettare come accessorio, oppure come un mezzo che all'utile agli uditori o ai leggenti conduca. Per questo vede la ricerca disordinata delle soddisfazioni del senso come la negazione della possibilità di sfruttare la risoluzione delle peripezie come purgazione del vizio. Il fine del vero teatro è quindi risanare le passioni o risarcire le struciture dell'animo, per seguire il profitto e non il diletto comune. In errore era dunque Mascagni, che pur rogato da Frugoni come Tullio italiano, aveva difeso la doppia azione solo in quanto generatrice di maggiore diletto, regalando così una pezza d'appoggio al proliferare disordinato dei personaggi e delle relative vicende sul palcoscenico, senza dotare di una ragione esemplare. Nel tentativo di rivedere in senso cristiano le basi della tragicommedia che dà il suo senso all'Epulone, lo sdoppiamento è in funzione di un ammaestramento deterministico nelle due direzioni della punizione dei cattivi e della ricompensa per gli onesti, entrambe ultraterrene. La natura magnetica del vizio e della virtù, che finiscono col trasformarsi in vere azioni metafisico-morali in grado di assorbire e connotare gli opposti movimenti sulla scena, influenza un altro tema cruciale, la scelta tra la continuità e l'osmosi tra le parti serie e quelle comiche. Nineuse, personaggio tutto tragico e di classe sociale elevata, non disdegna di volteggiare con i suoi servi, che a loro volta vedono innalzata la loro natura ridicola verso un più malevolo cinismo. La fedele Zelfa, che pure avrebbe tutte le ambizioni che Marianna abbandonata, partecipa della generale atmosfera ridanciana quando le tocca indossare gli incongrui panni pastorali di Silvino. Con l'eccezione di Lazzaro, intoccabile, ma come si è visto, parte l'ultima scena del tutto marginale in funzione della trama, che potrebbe svolgersi allo stesso modo se gli non fosse mai esistito, Nepulone continua a confondere le tinte, invece di separarle, suggerendo un'idea ipermescidata del verissimile. È la conseguenza estrema di quel richiamo all'ermafroditismo che fin dal compendio della poesia tragicomica è descritto da Guarini come essenziale per il terzo genere, se concepito non come semplice accostamento, ma come fusione in grado di dare vita a un genere del tutto nuovo, unico modo per rispettare l'unità d'azione e non cadere nelle secche della fabula Dufres. E qui sta ancora la critica alle due azioni irrelate, una continuità strutturale e non ibridata che un teorico dell'intreccio inestricabile come Frugoni non può accettare. Più che allo spiglioso e Busanello, che si limita forse a ispirare il personaggio della malinconica Pellandra e le sue riflessioni sulla vecchiaia, Frugoni sembra quindi guardare all'esempio di un altro grande isolato, non a caso oggetto di continue e ripetute lodi per la sua secchia cerchiata d'oro nel Cane di Diogene, Alessandro Tassoni che, come noto, parlando dell'eroe comico, aveva notoriamente opposto il suo drappo cangiante alla livrea a strisce ben separate delle guardie svizzere. Lo stesso Guarini d'altronde ammoniva a non confondere misto e doppio, notando che solo nel primo le parti perdono la loro forma e fanno una terza cosa molto diversa. Frugoni porta all'estremo questa linea, dichiarando apertamente come suo modello un bel mostro di due capi connessi e con movimenti, se ben contrari, manierosamente atteggianti. A dispetto delle apparenze, la via di Frugoni è quindi diversa da quella di chi vorrebbe far rientrare la tragicommedia negli angusti spazi del lecito,
Riducendo l'ossequio di Aristotele a una mera formalità, il frate genovese arriva al contrario a vedere nella più libera commistione barocca un riflesso della verosimiglianza del sistema tragicomico, così simile all'alternanza di gioia e dolore, virtù e peccato della vita, e alla sua esemplarità morale, perché la stessa esperienza terrena, oltrepassando il confine della morte, può ben avere, di nuovo, come un Orfeo cristiano, un esito differente, resurrezione, gioia assoluta o dannazione eterna. Nessuna deformità furgoniana appare nel vedere frutto di imperizia quanto di un progetto volontario. Questa chiave interpretativa riguarda anche il recupero di alcune invarianti del tragicomico classico. Mi sembra infatti casuale che l'invenzione furgoniana della doppia morte di Linneus e Zambra, con il vino reciprocamente avvelenato, finisca con l'ammiccare a quel Dioniso che fin dalle baccanti Euripidee rappresenta, come ben si sa, la possibilità di infrazione e di sconfinamento, un libertin dal libero istinto al fin cadrà, così come ogni giuramento dei servi di Neuse viene fatto in nome di Bacco e l'appellativo di bella baccante ritorna più volte nel testo per definire i personaggi femminili, sia positivi che negativi. Allo stesso modo, la persistenza della metamorfosi abbandona le sue vesti mitologiche, quelle di una Daphne, per assumere le vesti penitenziali del moralizzamento cristiano, attraverso le fiere crudeli a cui vengono costantemente assimilati i peccatori del dramma, rispetto al susseguirsi di agnelli e di colombe scelti per illustrare la mansuetudine di Lazzaro. Il carattere immediatamente funzionale e operativo del discorso, qui mi avvio a concludere, è ribadito nella seconda parte, quando Furboni riduce alla pratica la teorica. La stessa definizione di opera melodrammatica per il frate nasce dall'incertezza di poter considerare a tutti gli effetti l'Epulone una tragicommedia regolare, poiché teme di aver trasgredito qualcuno dei precetti, benché non per disprezzo o per incuria. Come Mascardi si appoggiava alla lettura castelvetriana del Diletto, per Furboni c'è Antonio Riccoboni a far da contegno. Il fatto che il testo dell'Epulone rappresenti, con i suoi compromessi, l'esempio pratico del tentativo furboniano di riforma, non limita comunque il discorso all'autodifesa, ma sua natura propositiva e insieme rivoluzionaria è dichiarata, anche a costo di rinunciare al posto d'onore in Parnaso accanto a Tasso, quello della Minta, ma soprattutto del Torrismondo con la sua Meditatio Mortis. In questo senso, invece, è sintomatico l'esempio di Trissino, sia per quanto concerne l'Italia liberata dai Goti che per la sofonisma e il recupero plautino dei Similini, la cui lettura dimostra sì per Frugoni l'esatta obbedienza al maestro di così grand'arte, Virgilio prima e Plauto poi, ma non arriva per Frugoni a rapire tanto l'indole né commuovere così gli affetti come nella lettura di alcuni, ancorché rareggianti, nostri moderni, che oltrepassorono le colonne pure nella navigazione poetica. Un riferimento a Guarini e più in generale a chi ha mirato a uniscere utile dulci senza curarsi troppo dell'osservanza dei precetti a discapito della riuscita artistica, cioè senza mai perdere d'occhio quella stella del polo apollineo, a differenza di coloro che, ritenendosi tanto esperti nel seguire fedelmente le regole da trascurare il fine ultimo del dramma, veleggiarono senza bossola, che tale è l'arte sicura, e perciò ruppero di scoglio o s'arenarono nei bassi fondi. Così l'unico obiettivo degno di essere seguito è un verissimile cristiano piuttosto libero, considerando che ogni poeta o verseggiatore, cito, ha il suo demone, cioè il proprio istinto. Quindi è ben difficile che possa darsi l'osservanza esatta di una regola generale per tanti geni, e nel carato, e nel carattere, e nelle circostanze diverse, senza cadere nell'imitazione pettisseca della natura, ma privilegiando sempre la mediazione dell'arte. Questa presa di coscienza, sia contro gli aristotelici pedanteschi, citati solo per ottenere una superficiale patente di liceità, che contro i seguaci smodati del Diletto senza una base edificante, per via della sua irrazionalità intrinseca e dell'individualismo furgoniano, già Raimondi si chiedeva come fosse interpretabile il sostanziale silenzio intorno al frate genovese a dispetto dei suoi ruoli politici non secondari, non andrà oltre il progetto, seppure non alieno, da premesse che altri sapranno, con ben altre forze, portare a compimento, come un vicolo cieco parallelo eppure opposto alle future vie maestre. Lo dimostra, per limitarsi a un unico, ultimissimo accenno, il nuovo impulso dato dalla regolata devozione di Zeno all'azione sacra di carattere retrotestamentario. Ma ormai la chimera furgoniana sarà stata sconfitta da tempo insieme ai suoi stessi nemici e naufragato il progetto di usare il Vangelo come l'unico antidoto alla smoderatezza barocca.
proprio come la triaca e il bolo armeno, invocati in vano nei suoi ultimi attimi di vita dalle pulone di Neuse, malvagio sì, ma soprattutto ateo. Grazie. Ringraziamo noi Giuseppe Rotta per averci introdotto con tanta perentorietà proprio nel problema cruciale della questione dei generi, del filo, diciamo, dibattimento che questa stagione corrompe intorno a queste tematiche, e soprattutto pensavo anche all'importanza di questa riflessione sul teatro religioso, sul teatro di ispirazione religiosa. Esistono per esempio anche testimonianze del trama del piccolo dolore nei scenari dell'arte, e il problema di una letteratura di ispirazione religiosa come antidoto alla profanità si collega anche con la questione della moralità del mezzo, che è di straordinario, diciamo, interesse, credo ancora nei giorni nostri, diciamo, la questione dei contenuti da dare all'esperienza dello spettacolo. Quindi mi piace anche sottolineare l'importanza che queste riflessioni possono avere in una applicazione contemporanea, che non bisognerebbe mai perdere completamente di vista. E penso che ci saranno molte domande, molte questioni sollevate durante il dibattito, che però rimandiamo a questo punto, come abbiamo sempre fatto, alla conclusione della prima tranche di relazioni. E a questo punto invece do la parola a Emanuela Chicchiricò. Rimaniamo in ambito di scuola genovese, saldamente attestata anche dalla parte del pubblico, e Emanuela Chicchiricò si è occupata tanto di letteratura teatrale del Settecento, si sta dedicando anche a edizioni di testi politici di Carlo Dossi, con Giordano. Ma avevo sottolineato questo tratto della scuola, della collaborazione dell'equipe. E il progetto al quale si collega poi tra l'altro la relazione è quello della schedatura e dell'analisi di drammi per musica genovesi del Settecento, il pieno tema, diciamo, di pertinenza al prego, di Francesco Pregoldoniano. E infatti Emanuela ci parlerà di Oltre il lusso di Genova, esiti pregoldoniani del dramma per musica genovese da Francesco Fulvio Fruboni a Giovanni Antiasi. Allora, sì, grazie, ringrazio le organizzatrici e l'organizzatore, e anche ringrazio Javier che con la composizione di questa mattinata mi permette di continuare il ragionamento sul primo melodramma genovese, che è appunto quello che stiamo ospitando con Giordano e con Simona Morando. E proseguo il ragionamento a partire dall'altro nome forte, insieme a quello di Fruboni, di questo periodo, che è quello di Giovanni Andrea Spinola, che è nobile, diplomatico e autore di libretti molto noti ai suoi tempi anche nei teatri veneziani. E che è un nome che mi permette di allargare il discorso alla prassi poetica e scenica del genere melodramma e alle sue trasformazioni a livello sia locale che nazionale. È Spinola stesso che parla di gusto di Genova nell'edizione completa dei suoi melodrammi e intermezzi, che esce sotto il bel titolo di Il cuore in volta, il cuore in scena, nel 1695, cioè 40 anni dopo le messe in scena e le relative stampe di quei testi. L'edizione è stata riconosciuta come l'evento letterario editoriale più importante del secondo 600 genovese. E mi piaceva usare le parole di Spinola appunto sul gusto di Genova nel titolo del mio intervento, perché nel 1695 Spinola scrive che i suoi drammi sono ispirati ad un gusto locale castigatissimo, che ovviamente poi nelle sue opere assolutamente non si trova. Quello che scrive in sostanza è che a Genova sono in voga l'unità oraziana, la moderazione cristiana e un uso poetico che lusinga l'intelletto e non l'orecchio, e quindi privilegia l'azione, cioè i recitativi, rispetto ai vacui patetismi dell'arietta e della veneziana, le quali a Genova, dice, proprio non incontrano, non vanno assolutamente. I suoi drammi ovviamente lo smentiscono ad apertura di pagina. Ad esempio c'è una perfidia fulminata da Sansone con le ruine del Tempio dei Filistei, che già non è ovviamente il titolo oraziano, che Spinola dice di aver scritto per gioco a sei mani con due amici alla cieca, quindi un atto per uno, e poi di averla accozzata per miracolo, scrive proprio così nella prefazione originale del testo. Oppure c'è un Dario Dante in cui riconosce di aver inserito lunghe parti ridicole, però rassicura di averle tenute appositamente sconnesse dalla vicenda principale in modo da preservare il nodo aristesco della trama. In effetti le trame storiche e mitiche per Spinola sono dei pretesti molto sottili che stanno soltanto nell'antefatto di opere che poi si fondano sulla
moltiplicazione della statistica degli equivoci con continua rottura della funzione scenica. C'è un ricorso sistematico agli aparte e ai travestimenti che rende poco credibile il patetismo e crea sulla scena un gioco allusivo che è pensato appositamente per coinvolgere il pubblico che a Genova è e resterà ancora molto a lungo per lo più aristocratico. Come aristocratici sono appunto gli autori, i proprietari dei teatri, gli impresari e anche buona parte degli interpreti che affiancavano nelle sale i protagonisti. Quindi dovresti dire, è piuttosto questo il gusto di Genova. È un gusto che rimane in parte camuffato dai frontespizi seri dei libretti a stampa, come di nuovo confessa Spinola quando rinuncia a giustificare il titolo di Europa per un melodramma che si vorrebbe di argomento serio e politico e che invece ha un intrigo comico e amoroso soltanto, dicendo praticamente mio il parto e mia la scelta del nome. E basta. Ed è un gusto che si trova anche nella commedia Cueva di Antonio Giulio Plinio Le Sale, nobile genovese vicino a Spinola e anche a Frugoni, e che però si trova meno in Frugoni, che appunto è più attento a sviluppare in modo coerente il conflitto tra vizio e virtù, è meno divertito poi dai giochi di specchi. Ed è un gusto che prevede appunto la forte coesione della società aristocratica che si celebra mentre ospita, interpreta e assiste a quei drammi, e che prevede una particolare attitudine per un comico popolare e vernacolare che tradizionalmente è stata collegata a rivendicazioni politiche libertarie, soprattutto in funzione antispagnola. Di nuovo, nella tarda parodia del gusto cittadino, Spinola si scusa proprio per gli eccessi delle parti ridicole, eccessi che dice obbligati da un uso locale. Un uso di cui però 40 anni prima, quando effettivamente scriveva e metteva in scena quei drammi, era orgoglioso di dirsi inventore per aver introdotto lui per primo dei personaggi paesani nell'opera, nobilitando così anche su quelle scene la lingua nazionale, soprattutto genovese. In effetti il plurilinguismo comico dei drammi di Spinola è molto originale e merita altro spazio, anche perché riflette quella che è la natura ibrida del teatro genovese. Quindi ad esempio nel melodramma Europa, che è l'ultimo su cui ho lavorato, troviamo l'accostamento tra un tipo comico universale, come per esempio il personaggio di Delfo, che è il classico gobbo balbuziente, un po' pulcinellesco, che è sulle scene fin dalla Tellana e che nel melodramma italiano è fortunatissimo a partire dal Giasone di Cicognini, e che ancora poi Goldoni omaggia nella favola dei tre gobbi, deprecandolo. E accostati appunto a una maschera come quella di Delfo troviamo vere e proprie maschere locali che parlano soltanto in dialetto genovese, in particolare quelle della serva svelta di buonsenso e quella del caporale, che è una variante genovese, anzi la variante genovese della maschera del capitano, un marinaio, un gugnone, aggressivo, violento, però buono d'animo perché legato ai valori e alle cose di casa sua, soprattutto le donne e il vino che ricorda continuamente come quanime. Quindi nell'Europa di Spinola, però la situazione è uguale negli altri suoi drammi, è dato grande spazio alle schermaglie comiche tra i due personaggi genovesi, cioè la serva e il caporale. Schermaglie che hanno la doppia funzione di fare il verso all'intrigo principale, che di fatto rovesciano in direzione popolaresca e raddoppiano, perché i due hanno in tutto 11 scene, quindi praticamente un terzo del dramma. E anche hanno la funzione di convocare un panorama socioculturale che appunto grazie al lavoro di schedatura e edizione sta venendo fuori, tra cui spiccano anche nomi importanti come quello del cantante genovese Paolo Bordigone, che sarà poi interprete dei balletti di Lully alla Corte di Parigi, o il poeta Giacomo Rossi, ultimo erede un po' scapigliato della tradizione poetica genovese, molto vicino a Spinola e che è copiosamente citato con i suoi versi dal personaggio di Caporale. Questo è un modello interessante, questo delle ampie zone dedicate nei libretti ai raddoppiamenti comico-realistici della trama, soprattutto perché è identico nelle opere locali e nelle ristampe dei primi libretti veneziani con le modifiche all'uso di Genova, che sono da quelli veneziani selezionati tra quelli di argomento dinastico, alleggeriti ovviamente a livello scenotecnico e poi accresciuti di queste zone quasi del tutto svincolate dalla trama in cui ritornano tipi identici come appunto serve pratiche, copie balbuzienti, eccetera, e riferimenti molto puntuali a luoghi e persone chiaramente riconoscibili dalla stretta cerchia del pubblico genovese. L'epistolario di Spinola conserva traccia di questo tipo di diario che modificavano i libretti veneziani, appunto in aggiunta ai libretti,
quelle stesse aree che nel 95 diceva che proprio a Genova non andavano, che erano completamente incompatibili col gusto locale. E ovviamente diciamo, si tratta di una cautela retorica, però al di là delle cautele retoriche la questione è che l'edizione del 95 è tanto postuma rispetto al teatro da fare da raccordo tra barocco e razionalismo, e questo poi diciamo, l'argomento per cui mi interessa. Lo Spinello del 95 si fa promotore di una riforma dell'opera che però i suoi vecchi testi, così come erano, non potevano sostenere. E quindi li reinveste in una strategia in odore di Arcadia, Arcadia di cui Spinello era membro dal 92, che invoca il ritorno a recitar cantando delle prime pastorali per musica fiorentina. Però non lo fa soltanto a livello dichiarativo, cioè cambiando le premesse dell'edizione, ma rimettendo proprio mano ai drammi, dove per prima cosa le parti di Vico del genovese sono tradotte in italiano e in parte anche stralciate. E non soltanto, come scrive, per la destinazione più ampia che voleva che l'edizione avesse, ma anche per avvicinare quell'ideale di chiarezza e purità, così scrive, della lingua soprattutto, a cui sacrifica anche la riconoscibilità della nobiltà canora genovese, alla quale tutti i riferimenti poi saltano, e anche la riconoscibilità delle maschere, non soltanto quelle di Alitalia, il caporale della serva, ma anche le altre, per cui nel 95 cade anche la tipizzazione linguistica di Delfo, che sempre dopo rimane, però non va bene. Le riduzioni del 95 quindi sacrificano l'ampiezza e la coesione dei propri intermezzi comici sull'altare del buon gusto e ci mostrano inoltre un autore molto consapevole anche a livello tecnico per la cura con cui gestisce e razionalizza didascalie e simboli tipografici. E poi l'epistolario poetico che esce insieme ai drammi e che li accompagna rivela l'assidua attività di Spinola anche come autore e adattatore per i teatri di Genova e di Venezia, quindi sempre in ballo tra attori, musici, maschere e carnevali. Inoltre i suoi paratesti drammatici, tra le righe, mostrano le spie di una concezione molto pragmatica di un melodramma come genere imperfetto, quindi un genere fatto solo per la rappresentazione e che ha il suo valore non nella gloria di chi scrive, ma in quella di chi canta, di chi fa le musiche e nella soddisfazione di chi guarda. Su questo ovviamente non insisto troppo e resisto alla tentazione di richiamare i bordoni della prefazione della seconda statica, sia perché una retorica diffusa al pari di quella opposta eurocentrica, che perché preferisco usare la relazione tra Genova e Goldoni in modo meno forzato, spero anche più proficuo, come reagente per evidenziare le prospettive di lunga durata a livello locale e le ricadute nazionali del melodramma genovese. Quindi salto in avanti di 40 anni rispetto all'edizione di Spinola e arrivo a Goldoni. La prima cosa di cui Goldoni sceglie di parlare quando parla di Genova, nella prefazione del quindicesimo tomo della Pasquali, è l'organizzazione dei teatri. Quando arriva il 1736 e non trova tanto una città di autori o di compagnie famose, ma una piazza di teatri. E in effetti è vero, Genova a quel momento non è evidentemente un grandissimo centro di produzione, ma un centro di domanda e di un certo tipo di domanda. Infatti, dal 1702 la città si è data una regola, che è una delle più antiche regolamentazioni italiane in quanto a teatri pubblici a pagamento, forse addirittura la più antica, che prevede l'apertura alternata delle due principali sale teatrali, che sono il Teatro di Sant'Agostino e quello del Falcone, due anni per uno, per evitare la concorrenza tra i proprietari dei teatri, che sono prima le famiglie Pallavicino e Durazzo e poi Durazzo soltanto. Con il passare degli anni, questo sistema protezionistico riesce a azzerare, oltre che la concorrenza tra i proprietari, anche i rischi per gli impresari, grazie all'idea dei fratelli Bardella, che sono appunto gli impresari, che iniziano a gestire il Teatro del Falcone, uno come locatario del teatro e l'altro come procuratore esattore per conto della proprietà. È un'armonia perfetta degli interessi di tutti quanti, tranne ovviamente quelli del pubblico, che infatti scrive biglietti anonimi furibondi contro la programmazione che è definita indecente e per giunta poi a prezzi folli, perché gli impresari, che già non rischiano niente, possono gonfiare i prezzi in modo incontrollato. Tanto che il più attivo dei due fratelli Bardella, Francesco, che col passare del tempo finisce per gestire tutti i teatri della città, di cui diventa una specie di sovrintendente privato, finisce negli anni 70 del 700 addirittura davanti al Senato con i libri di Cassa del Falcone per giustificarsi i prezzi.
per Goldoni ovviamente questo sistema è un capolavoro, un sistema sia a regime come quello parigino che lo diverte a tal punto da fargli aprire l'impresario delle Smirne col conte Lasca che ride e fa ridere il pubblico che evidentemente sa e capisce all'idea di avere mandato Carluccio a Genova che è descritta come una specie di Siberia dei cantanti. E infatti l'impresario, di cui dice Carluccio, quello che a suon di multa ha il potere addirittura di farlo cantare, è proprio quel Francesco Bardella, che Goldoni conosceva e al quale, tra le grandi qualità che gli attribuiva appunto quella di sapere far stare a dovere i cantanti. Il sistema genovese che già dalla fine del Seicento esclude la città da eventi grandi e pionieristici, e quindi impedisce al gusto del pubblico di evolversi con la moda e le culture europee, mantiene comunque la capacità di attrarre anche a livello economico e sostenere passaggi molto interessanti, come per esempio quello dell'ultimo Stradella, che sceglie di musicare proprio per Genova nel 1679 il libretto del Trespolo Tutore, no? Preludio dell'opera comica, proprio per incontrare quel particolare gusto per le cose ridicole, così scrive un corrispondente, del pubblico genovese, il quale pubblico genovese apprezza appunto quel particolare tipo di comicità vivace, spiazzante, tutta cittadina e contemporanea. Poi per tutto il Settecento il fatto che Genova riesca a rimanere una piazza interessante è una circostanza che in parte condiziona anche la circuitazione e quindi in parte anche il repertorio delle compagnie del Nord Italia. Ovviamente penso subito ai Mer, che fa il suo apprendistato tra le schiere fortissime ancora nel Settecento dei dilettanti genovesi e che conserva come punto di forza proprio la elasticità, la non specializzazione, quindi fa anzi l'elemento più caratteristico della proposta della sua compagnia anche a Venezia, tutta fatta di sperimentazioni al limite tra comico, tragico, piazza musicale e soprattutto quegli intermezzi comici di cui il Goldoni dei Memoir cerca di attribuirgli il formato. Il Mer è abilissimo a trattare con Genova, anche con il siberiano Bardella, e della sua abilità gli archivi genovesi portano traccia, non solo registrando le tournée dei comici del San Samuele, ma anche registrando gli abili piazzamenti da parte di Mer delle due figlie, Marianna e Teresa, che a sentire Goldoni non dovevano essere dei grandi talenti, in produzioni operistiche anche di livello, come quelle di Giovanni Battista Richieri, che è il primo traduttore genovese delle tragedie di Voltaire. Ed è proprio la conoscenza della piazza che guida le scelte di Mer per Genova, fin dalla prima tournée con Goldoni, dove scelgono di rappresentare Don Giovanni, con l'intermezzo di Musica di Tonno, di cui parlavamo l'altro giorno, che appunto irride il Cecis Beato e propone un gioco di tipizzazione gergale molto adatto al gusto e agli usi del pubblico cittadino. E sarebbe interessante indagare in questo senso anche i drammi, gli intermezzi che Goldoni scrive in quegli anni durante la sua degenza e congedo matrimoniale a Genova, prima di tutti appunto questi legati all'estate del 36. Altro personaggio da indagare in questo senso sicuramente è il ballerino e coreografo, di nuovo parlavamo l'altro ieri, Gaetano Grossa Testa o Testa Grossa, che Goldoni ci presenta come il padrone del salotto in cui il conte Prata gli stronca la malassunta nel 32 e che sarà coreografo prima e impresario poi a San Carlo di Napoli quando Goldoni gli attribuisce il progetto napoletano del 59. Gaetano Testa Grossa è anche impresario al Teatro del Falcone nel 1731, quindi prima di Bardella, in un periodo della sua attività che nei primi sondaggi che ho potuto fare merita attenzione proprio per il fatto che i suoi tragitti tra Milano, Genova e Venezia testimoniano in modo non scontato la specificità dei modelli teatrali in concorrenza, quindi portano tasselli utili al recupero di quella prospettiva storica che le narrazioni ex post, quella goldoniana come le altre, finiscono per distorcere. E a questo proposito non posso non chiudere con una nota sull'adulatore, commedia goldoniana livida, violenta e tra le meno amate delle 16 commedie nuove. L'adulatore è una commedia insolita, dove quasi non si ride, e che mette in scena una morte seria, quella del protagonista, l'adulatore Don Sigismondo, proprio come punizione sua e come disinganno degli altri personaggi, quindi qualcosa di simile alla morte dell'adulatore pedante Pancrazio nel Giulio Maria Veneziano.
Anche le maschere che compaiono nell'adulatore sono pochissime. C'è un Brighella, servitore storico di casa, vecchio, anziano, che cerca di difendere una servitù triste e oppressa dai padroni. E poi c'è un arlecchino Ortonio, che nel finale si presenta addirittura in gramaglia a fare un lancio funebre tra Gelani. L'adulatore è una commedia su cui Goldoni interviene molto pesantemente nella Pasquale, tagliando via quasi tutto il terzo atto, come lo si leggeva nella Bettinelli Spuria e nella Paperina. Il taglio, dice Goldoni, è operato per fare cadere proprio la morte del colpevole, che intristiva troppo, ma finisce in realtà per fare cadere anche la figura chiave a questo punto del suo assassino, ed è un peccato perché l'assassino di Don Sigismondo, che nella Pasquale appunto nemmeno muore ma viene solo arrestato, è un personaggio che è molto riconoscibile nel contesto che ho provato a tratteggiare, cioè non un marinaio ma un cuoco genovese, ma comunque burbero, fumantino, pessimo di carattere, che parla solo in dialetto e solo per minacciare risse, coltelli e veleni. Il cuoco genovese è una figura sulfurea che porta in scena per la prima e unica volta nel teatro di Goldoni quella che Goldoni nel memoire ci dice essere la sua seconda lingua dopo il veneziano, con un omaggio magari non strategico, però puntuale per i temi e per i modi proprio del personaggio del caporale genovese, turbolento ma appunto mosso da valori positivi, perché il cuoco certamente uccide, però uccide per lotta di classe, uccide per difendere le compagne maschere dai soprusi dei padroni che non le pagano. E poi scappa nel finale verso Genova con la sua rituale invocazione nostalgica, tipica della maschera qui improntata al vino e alle donne della sua città, per finire, esattamente come era accaduto nel cuore involto, nel cuore in scena di Spinola, cancellato questa volta dalla memoria riformata della colta e magnifica Pasquale. Grazie. Molte grazie, Emanuela Cricò, per questo espulso spazio che prende le mosse dal cuore del Seicento e si mostra veramente alle soglie di questo progetto pregoldoniano, ma le oltrepassa anche con una serie di stimoli importanti. E mi piace sottolineare anche il valore un po' locale di queste ricerche, perché in fondo è un'invenzione del teatro moderno, questa capacità di declinare temi universali secondo specificità legate a contesti, a committenze, a un gioco di domanda offerta che fa capolino appunto gli squarci che si aprono sull'organizzazione popolare di Genova e sugli incroci che si realizzano in una città che comunque poi ha significato tanto appunto come crocevia dal 700. Anche in questo caso credo che il dibattito permetterà di sollevare ulteriori questioni e sollecitare degli approfondimenti, ma a questo punto do la parola invece a una parola importante degli studi di letteratura teatrale. Tra 700, una persona che si è dedicata tanto a figure cruciali come il Tartaglia, Goldoni, il Crescimento di cui ci parlerà, e che di recente, mi piace sottolineare, sta dedicando molto energia anche a un altro tema fondamentale che è l'intreccio tra l'esperienza diplomatica e l'esperienza letteraria. Proprio recentissima la pubblicazione di uno degli atti del convegno quando si è a Roma, che fa capo a un periodo da questo punto di vista è un'avventura parallela che abbiamo condiviso. E appunto questa è anche la dimostrazione di come a volte gli interessi si aprano ad allargarsi verso questioni di carattere storiografico sempre molto più ampie, molto più diciamo sottili, anche per provare ad interpretare in realtà questo mondo letterario teatrale che tanto ci appassiona. Penso di aver detto abbastanza di presentazione e do la parola a Silvia che appunto si concentrerà oggi sul tema di Crescimento e melodramma. Il microfono abbiamo invertito per Roberto, in effetti ha notato che c'è una maggiore coerenza sia cronologica che tematica con gli interventi che mi hanno preceduto, ai quali in effetti il mio si lega strettamente, perché anch'io ho insistito, rileggendo la posizione di Crescimbeni sul dramma per musica, sul radicamento nella situazione locale. Ovviamente essendo Crescimbeni custode della prima Arcadia, la sua posizione è una posizione che poi ha una risonanza a livello anche per la statura proprio del custode a livello nazionale, però c'è una componente locale sicuramente molto forte. Ecco,
ho scelto di dedicarmi a questo argomento perché se, come è noto appunto, il rapporto della prima Arcadia con il dramma riformato di Metastasio è molto studiato, e poi tutto ciò che riguarda Metastasio dopo la morte di Gravina, la comunità metastasiana a Napoli è un modo critico che ha sempre condizionato gli studi, no? sulla carriera iniziale del poeta Cesario. Invece la figura di Crescimbeni, proprio relativamente al melodramma, anche forse per le implicazioni su tutti gli ambiti, no? della suo pensiero, invece la sua posizione nei confronti del melodramma è rimasta un po' defilata. E appunto ho pensato, appunto, mi sono occupato un po' di Crescimbeni proprio nella sua qualità, nel suo profilo di organizzatore culturale, di mediatore culturale, perché Crescimbeni è un teorico, ma è soprattutto un organizzatore culturale di ampio respiro. E quindi penso che ci sia proprio da questa prospettiva ancora molto da studiare, molto da conoscere. E un primo approccio ai testi di Crescimbeni che si soffermano sul melodramma ha già rilevato che in realtà è un'indagine che non si liquida in poche parole, perché, ed è un'indagine appunto in corso, perché in realtà i filoni di ricerca che si riparano da questa prima indagine sono molteplici e non sono nemmeno facilmente riassumibili, anche perché Crescimbeni ha scritto moltissime indicazioni teoriche sono sparse in testi scritti apparentemente neutri, ma che invece suggeriscono moltissime interpretazioni. C'è sempre un fortissimo linguaggio allegorico che va interpretato sullo sfondo del dibattito complessivo, sullo sfondo proprio della situazione, appunto in questo mi ricollego ai discorsi genovesi, proprio sulla situazione di cronaca minuta del tempo, no? Con la quale il custode, proprio in quanto custode, si rapportava continuamente. Ecco, dunque, innanzitutto c'è un problema di fonti per mettere a fuoco il rapporto di Crescimbeni con il melodramma, perché un primo ambito è sicuramente quello dei testi di storiografia letteraria. Sono i testi, per chi appunto non li conosce, quelli che percorrono la storia dei vari generi letterari, le bellezze della volgare poesia. Penso che nessuno li conosca nel dettaglio perché sono testi farraginosi, difficili da leggere, molto complessi, però appunto le bellezze di storia della volgare poesia, i commentari alla storia della volgare poesia, e sono testi appunto molto normativi che procedono per generi e cronologia, per tipologia testuali, però sono ricchissimi di particolari informazioni e descrizioni. Nelle bellezze, tra l'altro, confluiscono le osservazioni di un inedito parere sulla donna di Ottoboni, che è conservato nell'archivio di Santa Maria in Cosmedin, che nei commentari alla storia della volgare poesia, la donna di Ottoboni è definito il più credibile modello contemporaneo di dramma per musica. E questo per due motivi, dice Crescimbeni, perché è un dramma sacro e il viatico del sacro come reazione al dramma barocco abbiamo visto che funziona anche a Genova e attraverso il tema sacro viene spunto il comico, ma soprattutto poi chiaramente, questo lo aggiungo in principio, perché la Donia è opera di Ottoboni e qui si collega il discorso teorico a tutta la trama invece di contesto culturale, no? Di strategie di politica culturale, di cui Crescimbeni è un massimo importo. Poi l'altro filone di fonti attraverso il quale appunto indagare il rapporto con la poesia è quello che, con la poesia per musica, è quello che introduce invece più a considerazioni teoriche che Crescimbeni affronta soprattutto nel poema L'Arcadia, un altro testo denso, tortuoso, secondo me bellissimo, pieno di risvolti interessanti, che è la storia di un viaggio immaginario allegorico nella vita dell'Accademia nei luoghi romani. E qui all'interno dell'Arcadia sono espresse le posizioni dei pastori del Prando, cioè Alessandro Scarlatti,
e Tirso, cioè Felice Zappi, che sono due personalità di assoluto rilievo della cultura romana primo settecentesca. E anche se l'Arcadia non è certo ascrivibile al genere metateatrale, però i temi affrontati attraverso la messa in scena dell'ambientazione pastorale rinviano ai tanti testi che in quegli anni affrontavano proprio all'interno dei testi letterari il nodo del rapporto poesia-musica. Abbiamo visto un saggio anche ieri nell'intervento di Susanna. Poi altri interventi teorici sono sparsi in altri scritti di Crescimbene, appunto vi dicevo che la mappa delle fonti è complessa, come la vita di Alessandro Guidi, premessa all'edizione veronese delle rime di Guidi, ma siamo già nel 1726, anche se abbiamo visto già ieri che in realtà questi temi attraversano tutto il secolo, no? E hanno delle radici nel periodo tardo seicentesco, inizio settecentesco, ma poi in realtà sono le tematiche, l'abbiamo visto con l'estratto dell'arte poetica, che attraversano il secolo fino all'ultimo decennio. Allora, in questa fase mi sono fermata a questi testi che ho appena elencato, ma nelle pieghe dei molteplici interventi anche editoriali di Crescimbene, perché Crescimbene era un editore, no? Una pratica editoriale immensa di tutte le rime, le notizie degli arte di morti, E all'interno di questi testi dove di cui Crescimbene è editore ci sono tanti altri spunti. E poi Crescimbene è anche poeta e c'è l'edizione delle rime del 1723 che è ampliata rispetto alla prima del 1695, anche qui le date ritornano, dove c'è appunto un'edizione, tra l'altro quella delle rime del 1723, che è tutto un gioco di finta reticenza di Crescimbene rispetto alla sua dimensione autoriale, e qui sono inserite delle canzonette. Una di queste canzonette è dedicata a Per un'azione di due professori di musica operanti in un dramma, dove è descritta una scena amorosa dolorosa. Questa è una sorta di messa in scena di teorizzazione melodrammatica, perché c'è una scena amorosa, pene amorose, di tentato suicidio, che poi si risolve positivamente. Nella conclusione di questa canzonetta, Crescimbene esalta quello che lui definisce il suo Baldi, e questo Baldi è sicuramente quel poeta tardo cinquecentesco, Bernardino Baldi, di cui Crescimbene nel 1702 aveva curato la traduzione in versi degli Apologhi, che viene considerato un modello di poesia che unisce diletto e utile, e un riferimento quindi all'utile e alla morale non casuale in un contesto in cui si parla di dramma e musica. Ecco, questo esempio ve l'ho fatto proprio per sottolineare la vischiosità del rapporto con le fonti. Allora, c'è poi un discorso più ampio che investe non solo il dramma per musica, ma tutti i microgeneri connessi al melodramma. Microgeneri che però sono rilevantissimi soprattutto per la Roma primo settecentesca e che completano necessariamente ogni discorso di politica culturale legato al dramma per musica, che è il discorso nelle corde del custode. Serenate, cantate, feste sottolineano la consuetudine di una produzione letteraria accompagnata dalla musica centrale nella dimensione pubblica romana ed emblematica per ogni discorso sul pubblico di questa produzione. E il pubblico entra in gioco pesantemente nel discorso teorico di Crescimbene. E poi appunto questa produzione entra in gioco anche qui pesantemente sul pubblico e sul canone locale, perché orienta decisamente ogni discorso letterario romano. Questi microgeneri accompagnano tutte le ricorrenze, occasioni diplomatiche, cerimonie delle accademie, creano un gusto per la poesia per musica, poi lo vedremo con esempi che evoca Crescimbene, che procede parallelamente a quello del dramma, ma che attiva proprio per forse diciamo la maggior canonizzazione di questi generi, questi microgeneri, attiva sperimentazioni, proposte di linguaggio, di temi, modalità espressive. Ecco, basta pensare, per fare un esempio noto, alla produzione giovanile di Metastasio, soprattutto napoletana, questo discorso vale per tutta la Roma papale. Allora, una prima verifica, i
testi storiografici. La bellezza della volgare poesia, prima edizione 1700, dico l'edizione perché radicano nel contesto degli anni in cui ci stiamo occupando. Prima edizione 1700, seconda edizione rivista dopo il Postiglio di Salvini 1712. Il tema del melodramma affrontato nel dialogo sesto tra logista Nemeo, che è l'avvocato Francesco Maria di Campello, nipote del librettista di Spoleto Paolo Campello, e Licida Orcomenio, che è Malatesta Strinati, un librettista di Cesena che aveva collaborato con Piccinini al volume degli Apologhi di Bernardino Baldi. Di fronte alla domanda di Licida se logista, cioè l'avvocato Campello, condanna fermamente il dramma, logista scrive che in realtà lo ascolta con grande piacere, introducendo appunto il tema della ricezione e del pubblico, che però, dice Crescimbeni, il pubblico bisogna capire che cosa vuole, ma non va assecondato. Ed è una delle aporie del discorso, no? Ma ce ne sono altre. Allora, vediamo come procede la discussione. C'è intanto un apparentemente contraddittorio giudizio sul dramma barocco, con il rilievo che fa Cimbeni che ci conviene ha portato alla massima perfezione il dramma barocco, condannandolo però, grazie a questo livello di perfezione assoluta, a una condanna per il totale guastamento delle regole poetiche. È un testo molto denso in cui Crescimbeni dice Cicognini con Giasone ha raggiunto il massimo, l'eccellenza, però questa eccellenza all'interno delle regole del dramma barocco ha di fatto comportato un giudizio rovesciato, cioè come se si fosse raggiunto un punto di non ritorno. E quindi lui dice questa eccellenza ha comportato un totale guastamento delle regole poetiche grazie al guazzabuglio di personaggi, il rinuncia alla locuzione che per debolezza e si riempie di idiotismi più adatti alla musica, fino dice alla stravocevole proprietà di fare a lui parlare cantando, piuttosto l'ha fatto dai componimenti la forza degli affetti e l'artificio di muoverli negli ascoltati. Ecco, quindi dopo questa critica in cui Crescimbeni evidenzia le distorsioni del dramma barocco, nel brano successivo delle bellezze propone una vera e propria riforma che anticipa di fatto l'intervento metastasiano, fissando, seppure nella modalità normativa e programmatica dello scritto, alcune proposte che saranno poi di fatto alla base dello sviluppo del genere. L'espulsione del comico, il mostruoso sdoppiamento praticato fino a ella corretto in molte cose, procurando almeno di essere grado in tutti i nobili senza buffoneria come oggi si pratica nei teatri di Venezia, la mozione degli affetti, l'abbiamo già visto, di lasciare nei recitativi qualche luogo agli affetti col diradare la soverchia qualità degli ariete, argomento questo ripreso anche da Muratori nella perfetta poesia italiana quando si occupa di melodramma. E infine la predilezione per la tragedia a lieto fine, abbiamo visto come questo sia un nodo cruciale, preferibile a quella che si conclude con una catastrofe. La questione della riforma è quindi ampiamente dibattuta e Crescimbeni rivendica l'Arcadia l'impresa di superare il dramma barocco, individuando già un primo canone. Dice che in questa impresa si sono già distinti Domenico Davide, Apostolo Zeno, citato con nomi Ancari, entrambi appartenenti all'Accademia degli Animosi di Venezia, fondata nel 91 da Zeno sul modello dell'Arcadia romana, nella quale poi confluirà nel 1698. Verso la fine del dialogo sesto, sempre delle bellezze, si elencano anche i librettisti che hanno contribuito o stanno contribuendo a tale superamento del barocco, che per Crescimbeni è già in atto nel momento in cui scrive nel 1700. E si costruisce quindi una prima genealogia del libretto riformato, di cui sono artefici Silvio Stampiglia, di area romana, Giulio Bussi, di Terbese, Giovanni Andrea Moniglia, area toscana, Giacomo Simbaldi, romano, Pietro Andrea Bernardoni, modenese, e poi quarta Cesario a Vienna assieme a Zeno, secondo quarta Cesario, Carlo Sigismondo Capece, sempre di area romana, ma di tutta Europa, Girolamo Gigli, Paolo di Campello, di Spoleto.
si delinea una sorta di canone italiano in cui spiccano però protagonisti di aria romano, veneta, e questo sarà poi importante quando parleremo di Ottobuono. Però quello che è importante è che esista questo laboratorio di cui Crescimbeni si fa interprete, no? Che Crescimbeni individua questo laboratorio di riflessione sul dramma per lui. Nei commentari intorno alla storia della Vulgar Poesia, siamo nel 1702, il libro quarto, c'è il capitolo decimo dei drammi musicali della loro origine e stato. E Crescimbeni qui aggiunge che il difetto dei drammi barocchi era stato quello di assorbire la comica e la tragica, di secondario genio dell'udienza. Ora però, dice lui, il dramma, il numero di aria era diminuito, i drammi erano almeno soffribili, saluta favorevolmente il ritorno dei cori al posto degli intermedi, e individua appunto nella Adonia di Ottobuono, che scrive non essere stata ancora pubblicata, il dramma esemplare, perché composta sull'ottimo gusto antico. E nei commentari poi sottolinea anche l'importanza delle feste per musica come proprio rappresentazioni sociali. La Donia quindi era stata valutata positivamente anche nelle bellezze, però ora diventa proprio il modello. Ora, la Donia è conservata soltanto manoscritta, non è reperibile in nessuna edizione a stampa, si trova a Spoleto, ne ha parlato Teresa Chirico poco tempo fa. Certo, considerare un dramma di Ottobuono, io ne conosco altri, insomma, ce ne sono tanti altri pubblicati, un dramma di Ottobuono con un modello di dramma riformato è un'impresa abbastanza ardua, però ecco, evidentemente c'era nel giudizio di Crescimbeni, c'è ovviamente anche una connotazione politica di difesa del cardinale e di assunzione del cardinale che era appunto il cardinale che aveva promosso l'arcano. Comunque, andando a vedere al di là di questo giudizio politico quali sono le caratteristiche della Donia, sono il tema biblico, quindi mi collego a quanto detto, no, sull'importanza del tema testamentario. Poi è una tragedia in musica, poi dice che Crescimbeni che viene dato maggiore spessore ai personaggi. Anche appunto si presume che ci sia un videofilm anche se il manoscritto è incompiuto e i risultati ecco, non sono così eclatanti se non fosse che la Donia fa sistema con un'altra tragedia per musica del Padovano Frigimenica che nel 1695 rappresenta a Roma alla Cancelleria Casa di Ottobuono una tragedia per musica dello stesso tema della Donia, quindi c'è l'ipotesi che le due tragedie fossero strettamente collegate. Il titolo è La clemenza di Salomone che viene dedicata a Pietro Ottobuono. Appunto dicevo che fanno sistema, è importante il prologo, l'autore a chi legge, in cui Frigimenica scrive questo è forse il primo dramma italiano per musica che col titolo di tragedia venga ad essere rappresentato in questa città capo del mondo. E Frigimenica aggiunge, appunto, radica profondamente a Roma, questo chiaramente fa tutto parte di questo sistema, radica la tragedia profondamente a Roma e dice che, appunto, se, quindi vado a concludere, e appunto insiste sull'intento morale, cioè che il prologo è una drammatizzazione in cui Venere sprofonda nel Tevere di fronte all'incedere delle virtù e della religione che propone un soggetto sacro per i drammi. Ecco, per i drammi, due parole sull'Arcadia dove appunto Zappi, Virsi, Leucasio lamenta la sottomissione della poesia alla musica, però questa denuncia che introduce il discorso è in realtà confutata da come si svolge poi questo scenario, questa sorta di accademia di musica e poesia che viene descritta nell'Arcadia, in cui Zappi recita all'improvviso e tutti gli astanti, tutti i pastori del Bosco Parvaso rimangono affascinati, nessuno si muove, c'è questa scena di un
fascino della poesia all'improvviso, e Zappi viene continuamente sollecitato anche dalla moglie Faustina Morandi Zappi a continuare a recitare all'improvviso. Quindi il giudizio censorio sulla poesia che è sottomessa alla musica viene in realtà riscattato proprio da quello che viene descritto, da questo fascino, fra l'altro il protagonista è uno dei fondatori dei 12 fondatori dell'Arcadia, come appunto Zappo. Ecco Zappi, due riflessioni conclusiva: la specificità geografica del dramma per musica, gli interventi di Crescimbeni rafforzano una linea Venezia-Roma che poi sarà determinante anche per Metastasio, e che ruota per Crescimbeni ovviamente attorno alla figura di Ottoboni, che è considerato appunto perfino addirittura un modello poetico. E poi anche quest'altra riflessione: per Crescimbeni il discorso non è come per Gravina, Muratori, Martello, cioè tutti i protagonisti del dibattito sul melodramma prima settecentesco, un discorso teorico, però Crescimbeni è attentissimo proprio come organizzatore culturale alla ricezione del pubblico e vede, considera il dramma proprio in situazione, proprio come un regista della politica culturale romana, quale in effetti era. Grazie. Contributo che abbiamo purtroppo dovuto velocitare a accorciare un pochino per le questioni di tempo, ma interessante anche per la questione metodologica che solleva, della complessità di questa disseminazione delle fonti e degli interventi teorici che a questo punto vanno rintracciati, letti, commisurati anche la diversa intenzione comunicativa che ci può essere da un testo nato in una certa prospettiva da un altro. E poi questo rilancio, possiamo dire, della prospettiva ovaziana, quindi aristotelica, del miscelio di Verucci, con il problema che continuiamo a interrogarci costantemente sulla qualità dell'utilitas che da un mediatore culturale come Crescimbeni, particolarmente sentita, che poi commisurata appunto anche a questo discorso sul pubblico. È una fase in cui si delinea probabilmente quasi tutto il destino del genere nel corso del Settecento, lo vedevamo l'altro giorno con dei temi ritornanti e quasi una sorta di ossessione, di magnifica ossessione che caratterizza questo dibattito. Anche qui rimandiamo approfondimenti e domande a dopo, e adesso do la parola a Roberta Tutti, che veramente non avete bisogno di presentazioni, perché è un'autrice di studi canonici e chiunque si sia occupato di letteratura e di teatro del 600-700, vi piace solo ricordare appunto la commedia del 700 e i suoi benemeriti, tra l'altro interventi nella edizione critica goldoniana, a parte la splendida bottega del caffè, ma i tre volumi di canzone polemica che sono praticamente pane quotidiano per chiunque si cimenti con l'autore che dà il titolo al progetto di cui ci stiamo occupando da tempo. Roberta Turchi ci parlerà di De Cuccio in Toscana. Prego. Ecco, nel dare titolo a questa relazione, cercando di delimitare l'aspetto di tipo geografico e cronologico, mi sono accorta di aver ricalcato il titolo di un convegno goldoniano del 1992 tenutosi a Montecatini, che ho piacere di ricordare perché è stato convegno da cui poi è partito tutto, è partita l'edizione nazionale e anche la nuova visione di Goldoni. Ora ci occupiamo di questo De Touche in Toscana e devo dire subito che con questo mio contributo arrivo alla soglia temporale di Arprego, perché arrivo al 1750. Farò qualche considerazione finale che mi porta un po' oltre, perché da lì, dal 1750, si apre un altro discorso che riguarda Investe Goldoni. Ora, le commedie del Terenzio francese alimentarono una vena che in Italia affiorò grosso modo, ma la data è molto provvisoria,
negli anni 40 del Settecento, fino a rampollare in modo intermittente nell'opera dello stesso Goldoni. Il tragitto iniziò a Venezia nel 1743 in base agli ultimi contributi e si concluse a Firenze nel 1761, passando per Ferrara, tornando a Venezia e spostandosi a Milano. Queste le tappe finora individuate di un viaggio della durata di circa un ventennio e che coinvolse personalità, alcune delle quali legate in modo più o meno diretto al mondo massonico. Ora, posto in questi termini, il tema richiede qualcosa di ben più consistente di una relazione e che chiama all'appello a risorse che vengono da vari settori, dal settore dell'anglistica, dell'italianistica, degli studi goldoniani, dei francesisti, dei comparatisti, degli storici, perché vedremo che le cose in ballo sono molte. Però ecco, non ci muoviamo tuttavia in un territorio inesplorato, perché ci sono stati, abbiamo avuto contributi di studiosi attivi in diverse discipline. Mi riferisco agli storici che si sono occupati di Tommaso Crudeli e della massoneria, in primo luogo mi piace ricordare Maria Augusta Moretti Impanaro, che ha dato contributi fondamentali anche per Goldoni, poi gli italianisti editori dell'opera di Tommaso Crudeli, Catucci, Milano, Rabboni, quando hanno pubblicato le raccolte delle poesie di Crudeli, hanno inserito il prologo di Crudeli per la commedia di Messie de Touche intitolata Il Superbo. Poi, per quanto riguarda gli studi goldoniani, ecco, mi limito a ricordare Franco Fido, gli studiosi della mia generazione, non solo sono particolarmente legati, che è stato un punto di riferimento per tutti noi e che ha richiamato sempre l'attenzione, più volte l'attenzione, sul rapporto tra Goldoni e De Touche. I contributi più importanti, cioè più significativi, che hanno aperto nuove strade insieme a Siano Stato, è stato riscoprire da una parte Giulio Muscellari, perché ha significato recuperare la parte più nascosta del dedicatario della locandiera, che con il filosofo a caso maritato si è conquistato un posto nella biblioteca di Arprego. La commedia è apparsa a cura di Monica Pisi. Però ecco, Giulio Muscellari, senatore fiorentino e in qualità di segretario della giurisdizione, seguì da vicino l'affare Crudeli, pronunciandosi senza mezzi termini sul potere prevaricante del Santo Spizio. E anche lui si avvicinò a De Touche nell'occasione in cui, per tradurre in italiano il dramma di Edison, si avvalse dell'adattamento che gli aveva fatto De Touche. Studiare Pietro Verri, dedicatario del Festino e traduttore con Maria Vittoria Ottoboni Serpelloni del teatro comico di De Touche, ha voluto dire riportare alla luce un capitolo sommerso del dibattito teatrale settecentesco, nonché scoprire il filo che lega gli illuministi dell'École de Milan a un tipografo fiorentino sui generis come Andrea Bonducci, noto per la sua fratellanza massonica e a causa di questo processato e condannato dal Tribunale dell'Inquisizione. Infine, tornare sulle donne curiose, sugli anni di sangue di Goldoni, come hanno fatto Alessandro Di Ricco, Gilberto Pizzamiglio, Maria Augusta Timarelli Timpanaro di nuovo, questo ha indotto a riprendere in esame, con risultati originali, un periodo della vita del commediografo del quale si comprende poco, scrive Ginette Henry, se non si fa l'ipotesi che sin da Firenze Goldoni fosse non ammesso tra i massoni, almeno messo in rapporto con la massonica.
Ora, il quadro tracciato, ecco, si è aggiornato di recente con un contributo di Giovanni Cicari, che alle due traduzioni italiane del Bouvier di Détouche finora note, cioè quella del Crudeli e quella e l'altra della coppia Verri-Serbelloni, ne ha aggiunta una terza. È il Glorioso, apparsa a Venezia nel 1743, donata ad Antonio di Talpa affinché la rappresentasse a Sant'Angelo dalla Marchesa Lucrezia Bentivoglio Rondinelli. La nobildonna ferrarese, futura dedicataria goldoniana del Giulietto Colorato, che in una rappresentazione privata del Glorioso aveva interpretato la parte di Lisetta, e il fatto che attraverso di lei la commedia di Détouche arrivasse in traduzione sulle scene veneziane evoca un processo osmotico tra mondo aristocratico dilettante e ambiente teatrale. Quando il Glorioso fu rappresentato a Venezia, Goldoni era prossimo a partire per la Toscana. Quando il Superbo, in traduzione fu stampato a Firenze, Goldoni dimorava a Pisa e non è azzardato ipotizzare che ne fosse informato, tanto più che Crudeli, deceduto nel 1745, vittima dell'oscurantismo inquisitorio, era stato legato a Cotta, a Rucellari, a Lami, cioè a quel giro di conoscenze di Goldoni legate all'ambiente massonico. E anche la traduzione del Crudeli era stata una traduzione destinata alla scena, tant'è vero che nel prologo si accenna ad una recita casentinese. Ora, e il Bonducci, quando la pubblicò, Crudeli era già morto, e aggiunse in questo prologo che è testimonianza del clima riformatore che circolava nell'ambiente arcadico massonico internazionale di Firenze. Io rimando alle considerazioni dei Cicali e della Gricco per l'analisi di questi versi, e però non posso farne a meno di chiedermi perché tra tutte le commedie del Détouche Crudeli avesse scelto proprio il Glorie. Le Glorie. Mi è venuto un dubbio leggendo la traduzione e riflettendo su una battuta, la battuta di un servitore. Ora, perché il protagonista è questo Conte La Truffière, Conte Turboria, nella traduzione di Crudeli, che è un giovane di scarse entrate, vive delle rendite del gioco e la condizione economica non brillante fa sì che lui diventi ancora più, sia un uomo superbo che tratta con distacco gli altri e addirittura non rivolge la parola ai servitori. E questo difetto, appunto, questo vizio è dichiarato proprio dal servitore, da uno dei servitori che vuole licenziarsi. Perché quest'uomo, dice, è sempre con la testa alta, sempre Saturno, tutto serrato in se stesso, fiero come un tedesco, dice io non lo posso sopportare, e rimpiange il vecchio padrone ormai morto, che però, dice, non mi pagava, io d'inverno andavo nudo come un verme, però mi chiamava suo caro, suo amico, suo favorito, e noi vivevamo tutti e due alla pari da buoni compagni. Ecco, a me questo mi dà un po' una cuce nell'orecchio, da dire la verità, perché secondo la tradizione la mancanza di cortesia è la negazione stessa della liberalità nobiliare, ma se pensiamo a quello che sono le norme del comportamento massonico, ecco che la superbia è la minaccia più temibile per la concordia che deve regnare nelle assemblee dove l'amicizia è fondata sul principio della perfetta
uguaglianza e libertà. Ecco, passando a Ruscelli, da Crudeli, la traduzione delle Crudeli, a Ruscellai, che abbiamo detto traduce questo il tambur notturno di Destouches, a sua volta Rifacimento della Commedia di Edison, ecco, siamo di fronte a un'operazione scopertamente politica. Il volumetto si presentava anonimo, pubblicato da Bonducci a Firenze, e la commedia era preceduta da un'ampia introduzione dove si parlava di un'idea di teatro comico. E dietro lo stile contemporaneo congetturarono, senza sbagliare, che fosse l'autore del misantropo A caso maritato. La pièce, concepita da Edison per offrire al teatro inglese un esempio di buona commedia, dice Ruscellai, viene ripresa da Destouches in ragione della semplicità dell'esempio, del rispetto dell'intreccio, del rispetto del canone aristotelico e delle bianze. Era fatta propria da Ruscellai in quanto corrispondente alla sua idea di un ridicolo persuasivo e trasportata in un settore, in un campo totalmente diverso da quelle che erano le intenzioni di Ruscellai. In un passo della prefazione ispirato a Voltaire scriveva Ruscellai: se nulla fosse da tentarsi per dar qualche cosa di nuovo al teatro, sarebbe forse di scegliere una massima di morale interessante e di immaginare un'azione che ne mostri al popolo la sua importanza per le conseguenze. In questo modo, appunto, si servirebbe uno degli scopi del teatro, che è quello del piacere e dell'onesto riso. E poi faceva però una conferma di questo, di quanto enunciato, ecco, lui incastonava il tamburo tra due citazioni da Orazio. A Esergo stavano due versi dall'epistola a Giulio Floro, sono i versi che Edison aveva collocato in apertura del numero dello Spettatore, in cui si riprovava la credenza in Groundless Prodigies and Predictions, e a Explicit metteva i versi conclusivi di una delle satire di Orazio, dove l'erma di Priapo posta a spaurato in un campo termina il racconto con la fuga di due streghe che scappano perché impaurite da un peto potentissimo che l'erma sgancia. E quindi la citazione purgata dalla salacità, ecco, non per questo mancava l'effetto perseguito da Ruscellai, perché l'immagine di queste due streghe che se la danno a gambe per i campi, ecco, congela la commedia con uno sberleffo irridente e la carica di una causticità ignota al testo francese. Di cosa trattava questo tamburo, un po' da le povere? Ecco, la favola riprende un topos di derivazione omerica, presente anche nella commedia erudita italiana. È la storia di un marito, il barone Dall'Arco, che, dato per morto in guerra, torna dopo molti anni e trova la moglie che gli è rimasta fedele nonostante l'avanza di due spasimanti. Uno dei pretendenti è il nipote del barone, e che con l'aiuto della cameriera della baronessa finge di essere l'ordinante dello zio, che si manifesta di notte suonando il tamburo e spargendo terrore nel castello e per i venditori. Al ritorno il barone si presenta travestito da negromante, con l'aiuto del maestro di casa smaschera l'impostore e va via. Qui insomma, ci sarebbero tante questioni, appunto la questione delle fonti, la questione della ricezione europea di questa commedia, tant'è che fu tradotta dalla moglie di Rothschild nel 1936 per la compagnia Norbert. Ma insomma, invece veniamo
rimaniamo su Rucellai, che appunto trasportava ecco, questa commedia all'interno di un'idea di teatro politico. E a parlare in lui era l'artefice della politica ecclesiastica in Toscana durante la reggenza, l'illuminista propugnatore della tolleranza religiosa, convinto che il compito della sapienza, scriveva, e quindi del teatro, era quello di liberare le menti umane dai pregiudizi. Ma a proposito di questo, appunto, riteneva sbagliato, e qui un po' che ci leggo un pezzo dalla prefazione, che non debba nominarsi nel teatro nulla di riferibile alla religione dominante. Se deve rappresentarsi il costume del tempo in cui si vive, non è possibile di farlo in un sistema di teologia tanto diverso quanto è il nostro da quello, per esempio, dei romani. Le tragedie e le commedie greche e latine sono tutte posate sopra la religione, che è sempre la maggior parte delle leggi degli anni. Gli stesso pure si incontra in una gran parte degli italiani, nelle quali in un tempo, senza avere un riguardo, si introducono i frati e le monache, e vi si fa menzione delle chiese e degli uffizi. Insomma, si mette sul teatro il carattere del secolo, tale quale era nel tempo che furono fatte, come appunto nelle antiche commedie greche e latine, delle quali per lo più non sono che copie molte volte infelici. L'ipotesi, non praticabile ovviamente, eppure provocatoriamente avanzata, il gioco di rimando da prefazione a commedia e viceversa, l'identità dell'anonimo da ricondursi a quella di un personaggio acerrimo, sostenitore dei diritti regi, diceva Pelli Bencibelli, e pertanto inviso alla corte di Roma, ne parlano come il malo Giulio, l'antipapa, tant'è che si scontrò con il papa Corsini, portando all'interno della nobiltà fiorentina, delle famiglie fiorentine, lo scontro romano. La fama di affiliato alla massoneria, tutto contribuì a che l'Inquisizione condannasse il libro all'indice, benché stampato a Firenze con l'approvazione dell'ecclesiastico, addirittura di due ecclesiastici, perché uno muore, viene sostituito e anche il secondo dall'imprimato. La commedia, divenuta presto rara, però non ebbe buona accoglienza neppure da parte della platea. Secondo Pelli Bencibelli, a provocarne l'insuccesso fu il contenuto. Secondo me ci sono anche altre ragioni. Quali sono? Rucellai è un accademico della musica e con lui, con la sua traduzione, la commedia si rivolse a un pubblico elitario. Su una linea prossima a quella di Anton Maria Salvini, traduttore del Catone di Edison, che Beatrice sa benissimo, ecco, Rucellai considerò il trapianto di un testo da una parlatura in un'altra un atto creativo e, messosi all'opera, non tradusse Montparnasse come avrebbero fatto poco dopo Verri e l'Autoboni Servelloni, ma innestò le tambour sulla tradizione comica cinquecentesca. D'altra parte, questo tipo di operazione è annunciato proprio dalla prefazione, quando si riferisce alle commedie dove ci sono frati e monache, è chiaro che si riferisce, è prima di tutto, che mi viene in mente, è Machiavelli, autore all'indice. E quali sono gli interventi sommariamente che lui fa da un punto di vista formale? Il passaggio dalla prosa al verso dell'endecasillabo, con conseguente torsione del periodo a scapito della naturalezza del dialogo, usa espressioni di tradizione comica toscana risalenti a Boccaccio presenti nei testi di lingua. Poi il maestro di casa diventa il pedante Don Fidenzio, e già il nome implica l'uso dell'amplificazione, l'esasperazione del carattere mediante la caricatura espressiva, e alcuni, la vecchia serva, intrigante e attaccata al denaro, viene ribattezzata
nanna. Un nome, quindi diventa mezzana, si fa mezzana, è un nome che evoca la presenza di un autore pernicioso. Nell'index di Prodi del 1758, alla retina c'è scritto opera omnia. Quindi non c'è un'opera della retina che si sa. Siamo nel 1750, nello stesso anno in cui al Cofomero di Firenze si rappresentò il Tamburo Notturno, a Venezia gli attori del Sant'Angelo inaugurarono la stagione dell'autunno con il teatro comico di Carlo Giorgione. Giulio Lucellai aveva conosciuto Goldoni, aveva parlato con lui sulla necessità di una commedia di carattere, ma alla prova tracciò una linea di separazione tra pubblico culto e pubblico popolare. Era troppo rigido, troppo impegnato nell'azione politica per restituire la propria visione con giocosità e con un'allusività capace di coinvolgere in modi diversi diverse categorie di spettatori. E credo che gravassero su di lui anche l'appartenenza all'aristocrazia fiorentina più esclusiva, l'attaccamento alla tradizione e alle istituzioni culturali della propria città. E molto probabilmente lui vide, guardò con favore ai 6 volumi del teatro comico fiorentino contenenti 20 delle più rare commedie citate da signori accademici della Crusca, stampati proprio a Firenze nel 1750. A questo punto siamo nel 1750, brevemente si apre un'altra strada, si apre un'altra capitolo che è brevissimamente un altro capitolo, che è il capitolo di Goldoni, che possiamo riassumere in alcuni punti. Perché nel 1751 Goldoni compone per il teatro di San Samuele un dramma comico per musica intitolato Il Conte Caramella. E il Conte Caramella riprende il Tamburo Notturno. Cioè, non abbiamo testimonianza di una corrispondenza epistolare tra Goldoni e Lucellai, però secondo me appunto dialogano attraverso i testi. E Goldoni è come se dicesse a Lucellai: se vuoi toccare questi temi, per favore, toccali in altro modo, cioè non andare così allo scontro diretto con il potere, con il potere ecclesiastico. E a questo punto anche la dedica della locandiera acquista un valore diverso, cioè non è tanto, secondo me, il misantropo a caso maritato che entra in questione, ma quanto non detto appunto questa traduzione del tamburo. Poi ci sono altre cose, c'è il raggiratore, c'è la dedica a Gasparo Bozzi, perché si accendono tutta una serie di tutto un circuito che stabilisce contatti e rimanda a altri autori, che hanno, si sono occupati di questo autore francese. Io credo, che ci sarebbe materiale per lavorare in diversi su questo tema di Detouche, della presenza di Detouche in Toscana, della presenza di Detouche in Goldoni. E io mi rivolgo a Gilberto perché senza grandi spese potremmo pensare forse a un numero speciale di studi goldoniani dove coinvolgere studiosi di varie discipline, di vari settori, e poter approfondire questo tema. Grazie. Ringraziamo Roberto Tutti per questa lezione che ci ha nominato proprio sulla problematicità della discussione di centro repertorio legate a questioni politiche, ideologiche, stilistiche, di scelte, di campo. Con questo dialogo a distanza su Goldoni che appunto apre anche come spiragli di interpretazione del Goldoni stesso. E mi permetto di cogliere poi un accenno che hai fatto nella relazione e il riporto di maestri che sono stati
stati familiari per generazioni, si faceva il nome di Franco Fido, al quale veramente aveva un ricordo molto grato di tutti noi, per il grande studioso e per la bella persona che era, tra l'altro, che mi piace sottolineare. Di recente a un convegno metastasiano a Madrid mi è toccato ricordare la recente scomparsa di Elena Sala. Insomma, sono dei compagni di strada che insomma stanno camminando ancora con lui e ci hanno allevato, nel senso della parola. Io lo posso dire in tutta, proprio in tutta onestà. Mi taccio adesso perché, visto che non vedo il nostro capo supremo, ma dovremmo appunto affrontare un breve dibattito, siamo con un leggero sforamento di tempo, a questo punto lo dico al pubblico, proprio perché siamo sensibili a questo tema, rimandiamo il dibattito dopo e facciamo una pausa a caffè. Avete qualche domanda impellente, come possono essere impellenti certi bisogni che dovete soddisfare ora o mai più, ditemelo voi e siamo a vostra disposizione. Prendiamo caffè. Allora ringrazio i relatori. Allora riprendiamo i lavori con l'ultima sessione che è una continuazione della precedente, che è sempre dedicata ad alcune esperienze individuali tra 6 e 700, quindi fa moltissimo piacere dare la parola a Françoise de Croisette, professore emerito di Paris 8, che è stata tra l'altro, oltre a tutti i suoi grandi meriti, non è un merito, però è una questione affettiva importante, è stata la mia tutor della tesi di dottorato. Quindi sono particolarmente felice di presiedere questa sessione, di averla ritrovata, quindi ringrazio Javier anche di queste opportunità, ecco, non l'ho fatto prima, però devo dire che questa sua tenacia nell'organizzare questi incontri permette anche di riannodare dei fili di persone un po' sparse e abbiamo visto già oggi una grande testimonianza di omaggio ai maestri e quindi insomma, lo ringrazio oltre che per le iniziative scientifiche, anche proprio per questa attività che ci permette di ritrovarci nel tempo, nello spazio, è molto importante. Quindi grazie a Javier e Françoise de Croisette, appunto è una specialista del teatro e dell'opera italiana fra XVI e XX secolo, ha lavorato moltissimo appunto sulla produzione teatrale, sulla traduzione, sul metodo metateatro, su Goldoni e Gozzi, e il titolo del suo intervento di oggi è Le farse per musica di Girolamo Cigli, impostura o anticipazione. Sì, grazie, grazie a Silvia e naturalmente anche a Javier Gutiérrez, agli organizzatori della Fondazione Cigli. E aderisco a tutto quanto ha detto Silvia, così mi togli la difficoltà. E come vedete il titolo è cambiato perché nello studio dopo c'è stato un punto interrogativo che avrei dovuto mettere sin dall'inizio e capirete adesso, lascio un po' in suspense, capirete perché. Le recenti edizioni della Biblioteca Goldoniana, pre-goldoniana, hanno messo in rilievo il carattere già sperimentale del teatro di Girolamo Cigli, riaffermando con ciò la sua facoltà d'anticipazione sulle proposte drammaturgiche ulteriori, in particolare goldoniane. Goldoni stesso riconosce, anche se in modo velato e un po' confuso, il suo debito verso il senese, sia nelle memorie, dove ricorda la sua primissima esperienza del prediletto esercizio delle commedie come attore, addirittura, durante una recita della sorellina di Don Pilone di Gigli, sia nel Molière, attraverso il nome storpiato e il carattere dell'ipocrito Don Pirrone. Ma se la valutazione di questa facoltà anticipatrice è ovvia per le commedie stampate in vita dell'autore,
L'esercizio risulta più delicato per le opere pubblicate in raccolte da lui non sorvegliate o addirittura postume. È il caso delle 8 farze con la Z nell'edizione per musica pubblicate dal mercante di libri Vincenzo Pazzini Carli nel 1759 sotto il titolo Componimenti teatrali di Girolamo Gigli, rimasti, credo, finora inesplorati dalla critica. La loro struttura in 2 o 3 parti, come vedete, l'alternanza tra recitativi, arie, duetti e pezzi anche a 3, gli intrecci volti alla critica dei vizi e dei costumi moderni, come l'avarizia, il gioco, i conflitti tra servi e padroni o tra padri e figli, le cantanti che si beffano degli adulatori, le serve che vogliono diventare padrone, il sigisbeismo dilagante, le mogli in cerca di libertà, le vecchie innamorate da giovani senza scrupolo, eccetera, tutto quanto riallaccia chiaramente questi componimenti al genere breve, un genere non genere, come dice David Bryant in uno studio già un po' anziano ma sempre da approfondire. Questo genere breve che dilaga sui teatri veneziani negli anni dell'apice della carriera di Gigli nel 1706-1709, prima all'interno di altri spettacoli, poi in maniera autonoma dopo gli anni 29-30 e l'operato di Goldoni. Non c'è dubbio che Gigli abbia praticato le forme melodrammatiche brevi, tali la cantata, l'intermezzo per musica, su argomenti vari, sacri, tragici e comici, che abbia lavorato per musicisti di fama e che sia passato dalle forme brevi alla commedia, per esempio per il Don Pilone, pensato prima sotto forma di intermezzi, che poi sono integrati alla commedia distesa, e anche per la sorellina che, secondo una prefazione esumata da quel Pazzini, che pubblica i componimenti, sarebbe stata proiettata prima come farsetta, poi divenne una commedia in 5 atti. E lì rimando all'edizione che è adesso su Arprego. A lui di certo è dovuto l'intermezzo in 2 parti, musicato da Scarlatti, la Dirindina, previsto per essere cantato tra gli atti dell'Amleto, dello stesso Scarlatti, al Teatro Capranica di Roma nel Carnevale 1715, ma censurato a causa della figura del maestro di cappella Don Carissimo, un bacchettone nella scia di Don Pilone. Per quanto riguarda Pazzini Carli, l'editore, sappiamo che aveva già esumato nel 52 e pubblicato la riduzione rimasta inedita di Gigli delle Furberie di Scappino di Molière, tratto da Molière, e che continuerà, Pazzini continuerà a questo lavoro di esumazione con la raccolta di componimenti di teatro del 1764, dedicata anch'essa a diverse forme brevi, l'Ospedale dei Pazzi, la Madriperla, Scipione, l'intermezzo dei Galoppini, sul quale aleggia anche un dubbio, sempre di Gigli. Poi, con la riedizione della sorellina di Don Pilone nel 68, aumentata questa da vari testi periferici che il curatore Pazzini dice aver ritrovati nei manoscritti dell'autore. Un dubbio c'è invece sull'attribuzione di quelle farse e quindi sull'effettiva paternità di Gigli. Il dubbio è stato lanciato subito dopo la pubblicazione, nei primi del 1760, in una recensione anonima sulla raccolta di Pazzini, inserita nel volume terzo delle Nuove Memorie per servire all'Storia Letteraria, stampata da Silvestro Marsini.
dopo aver fatto l'elogio del senese, lo scrivente dice di non ritrovare nelle farse, cito, né il genio poetico né il pensare di Girolamo Gigli, e accusa Pazzini di aver interpretato male le iniziali GG dei supposti manoscritti, li attribuisce quel relatore anonimo a Fu Gabriello Gabrielli, applaudito in simili ed altre composizioni. Appoggia il dubbio sul fatto che una delle farse, La moglie alla moda, la vedete qua, è l'ultima, è preceduta da un testo introduttivo intitolato A chi legge, nel quale l'autore dichiara aver tratto la sua ispirazione da Il frippone francese con la dama alla moda di Giuseppe Gorini Corio, di cui la farsa riprende, cito, quello è in grassetto, interamente molti sentimenti, molti versi dell'inizio. Il dubbio è tanto più legittimo che Pazzini, nella dedica a Giovan Battista Pasquali della raccolta, non dà nessuna informazione sull'origine delle farse, né parla di manoscritti, come fa per esempio per La sorellina di Don Pilone, dichiarando solo voler rendere omaggio a quella gloria della letteratura senese ingiustamente dimenticata. Alle farse sono peraltro aggiunti altri testi di altre autorità letterarie senesi nella raccolta. Il dubbio è stato ripreso poi più volte nell'Ottocento, in particolare da Gaetano Melzi, che accusa addirittura Gigli di impostura. Con solenne impostura si fa autore di Gigli. Quindi è lì ritorna su quel Gabriello Gabrielli. Dunque, ho capito rapidamente che si trattava innanzitutto di valutare se c'è impostura e di quale tipo e di chi è l'impostura. Quindi ho rapidamente, vi do qualche elemento a favore dell'impostura o di qualcosa del genere e poi a favore dell'attribuzione a Gigli. Primo, sembra strano che Pazzini non abbia incluso nella raccolta la Dirindina Gigliana, rimasta anch'essa inedita fino al 1762, quando Diodati la integra nel volume ottavo della sua biblioteca teatrale. Sarà forse per ragioni di morale, perché era stata censurata, ma notiamo, leggendo le farse, che poi analizzerò in modo più approfondito, che finalmente le tematiche di queste farse sono molto anche provocatorie e moralmente, diciamo, con altrettanto sovversive quanto la Dirindina. Secondo, è veramente impossibile che Gigli abbia avuto sott'occhi il Filippone francese di Gorini Corio, il quale comincia a scrivere nel 1721 e fa pubblicare il Frippone solo nel 1730, cioè 10 anni o pressappoco dopo la morte di Gigli. Inoltre esistono similitudini tra l'intreccio goriniano del Frippone francese e la commedia di Destouches, di cui parlavamo prima, Le Glorieux, che poi ispira anche Goldoni nel Raggiratore, la dama qui è Donna Alba, in conversazione con serventi nobili, e anche i nomi dei servi, Lisetta e La Fleur, qui nel Frippone francese rimane ed è ripreso esattamente a Destouches. Quindi la scrittura del Frippone potrebbe essere persino posteriore al 29-30, quindi Gigli non c'entra.
la prima versione del Globe d'Or è pubblicata nel 29 e poi rimaneggiata nel 32. E dunque Gorini effettivamente, siccome soggiorna a Parigi nel 24-28, avrebbe potuto al limite conoscere quella prima versione del Globe d'Or. Terzo, da notare che dalla prima edizione l'opera di Gorini è detta farsa, e lui nella prefazione dà consigli precisi a chi vorrebbe prolungarla in commedia, ma poi è pubblicata con il qualificativo commedia senza tanti, tante modifiche. Quarto punto, situazioni e personaggi, vedete qua, corrispondono tra Gorini e la moglie alla moda della raccolta. La dama, col nome che è naturalmente in eco, i cavalier serventi, che sono due nel Gorini e sono fusi nel Monsù Francone, e al Châteauneuf di Gorini, che corrisponde al Glorieux di Détouche, fa eco il marito di Madame Albina, Messer Cione, il quale nella seconda parte si traveste da Sigisbeo, quindi fa il secondo Sigisbeo, è affetta di parlare un francese storpiato per corteggiare la moglie in maniera buffa e vana. Quinto punto, nella scena d'apertura della moglie alla moda, tra Lisetta e Messer Cione, sono effettivamente ripresi sotto varie forme, vedete qui in grassetto, versi e idee generali dell'inizio del Fripon francese. Sesto, Gabrielle e Gabrielli è, come Gigli, un accademico rozzo, detto lo spergolato. Di lui si sa poco, se non che è morto prima del 1760, questo è sottinteso nella recensione della raccolta di Pazzini Carli, ed è autore almeno di due testi conosciamo, la Troade, una tragedia pubblicata nel 27 a Siena, e almeno un intermezzo effettivamente, la Flautilla in due parti con due personaggi di data incerta, ma anch'esso pubblicato dal Diodati nella raccolta della Biblioteca Teatrale nel 1762 con la Dirindina. Settimo punto, l'ipotesi del recensore è quindi accettabile, tanto più che esiste una reale similitudine nella formulazione dell'Achillege della moglie alla moda, della raccolta, con la prefazione della Troade di Gabrielli per quanto riguarda il metodo dell'adattamento e della riduzione. Sono anche parole quasi interamente riprese. Ed è vero che questa dichiarazione, integrata quindi della raccolta che è attribuita a Gigli, non corrisponde affatto alla pratica riduttiva di Gigli, più libera e inventiva, come appare nei litiganti adattati da Racine, Les Plaideurs, anche nel Don Pilone e ancora maggiormente nella Sorellina di Don Pilone, e Pazzini stesso, e questo è molto strano, riconosce nella prefazione che fa per le Furberie di Scappino che Gigli ha un metodo di adattamento e di riduzione molto inventivo e con nuovi sali, e ha reso il testo nuovo. Quindi è anche questo è una specie di contraddizione che bisogna interrogare. Passiamo rapidamente, perché so che sarà forse troppo lungo, ma agli argomenti a favore di Gigli. Contrariamente a quanto affermato dal recensore delle Nuove Memorie, il pensare e la poetica di Gigli sono ben presenti, in particolare delle citazioni del teatro di Molière, che è
troviamo dappertutto nella produzione attestata di Gigli. Così la farsa quarta, intitolata L'avaro, è un'abile riduzione della Va di Molière, centrata sull'episodio della cassetta, che Gigli aveva già citato, questo episodio della cassetta, nei Litiganti scritti probabilmente nel 1698 e anche nella Sorellina all'atto quarto. I due personaggi in presenza, l'avaro Fabrizio ansioso di proteggere la sua cassetta e il paggio birichino Indurino che gliela deruba, riprendono chiaramente la coppia Harpagon-Laflèche, sono riciclati, come vedete, i dialoghi tra Harpagon e Laflèche dell'atto primo, scena terza, dove Harpagon chiede a Laflèche di mostrargli le mani e poi le altre mani, e non si convince mai che non l'abbia derubata, e il famoso monologo di Harpagon si ritrova anche nella farsa della raccolta. Da notare che anche il paggio è un personaggio molto ricorrente in Gigli, lo troviamo nel Litigante come Zuccarino, non Indurino ma Zuccarino, nella Sorellina come Tiberino, anche sempre col diminutivo. Altri echi moglierischi sono presenti nei nomi e nei caratteri di vari personaggi. Nel primo intermezzo, la locandiera, torna il nome di Tartuffo, qui trasformato in piccolo borghese che vuol parere più che non è e che pretende ricevere e corteggiare delle dame. Così corteggia Madama Stuffiglia, alias l'astuta e sfacciata locandiera Serpilla, che da canto suo vuole sposarlo, e ci riesce usando il travestimento e uno svenimento falso, un po' come Mirandolino. Un'altra eco di Tartuffe c'è nella pernella della vecchia innamorata, sedotta da un giovane senza scrupolo, Polidoro, che la pela abilmente e la burla facendole firmare uno strano contratto che la obbliga a pagare dei servizi che lui non è obbligato a dare. E tutto finisce davanti alla giustizia, e questo è ripreso anche al finale del Litigante, che finisce davanti alla giustizia. Terzo punto, nell'ultima farsa, la Zoccoletta, a quattro personaggi, Arnolfo, padre di Lucetta, che la sorveglia strettamente impedendole di vedere il suo caro e timido Serpindo, rammenta, non solo dal nome ma dal carattere, il celebre Arnolfo, tutore di Agnès nelle Coglie Fama. La farsa intitolata La Cantatrice, a quattro personaggi, è imperniata sulla stessa tematica di moda della Dirindina. Qui la cantante Camilla presenta una interessante variazione, anche forse pre-goldoniana quella, giacché la cantante è vista fuori dal mondo del teatro e della musica nei suoi maneggi per sedurre e pelare lo stupido pancotto di cui è la favorita. Questa variazione, effettivamente, che annuncia o rammenta Goldoni, dà inoltre allo scrivente, cioè all'autore, l'occasione di inscenare un quatuor strutturalmente molto simile a quello della Moglie alla moda, che dà una certa coerenza all'intera raccolta. Altre due farse sono maggiormente ancora direttamente rilasciate all'universo e alla scrittura di Gigli, e più precisamente alla Sorellina di Pompilone, la terza, il contrasto tra la serva e la padrona, e l'ultima, la Zoccoletta. Nella prima, Silena, padrona vedova e avara, si lagna della pigrizia eccessiva della serva Corbina, attempata e in cerca di marito. È la stessa situazione che troviamo nella Sorellina. Nella seconda parte, Corbina
stufa dell'avarizia e dei cattivi trattamenti della padrona, vuole riscuotere il suo salario per andarsene, e la padrona sospettosa rifiuta di dargli il salario e il conflitto è portato davanti a un giudice, cioè è un sunto della coppia Egidia Credenza, della sorellina di Pilone, e con il finale sempre molto gigliano di andare davanti alla giustizia. E poi c'è la Zoccoletta, che allude a una realtà romana ben conosciuta da Gigli e presente anche nella sorellina, il quartiere di ragazzi di malavita di Romano. E c'è anche un'altra commedia attribuita a Gigli da Zoccoletta Pietosa, edita nel 43 e attribuita da qualcuno sulla pagina sul frontespizio, dove c'è una donna modesta, Zoccoletta Pietosa, vedova bacchettona, che si occupa di dirigere gli amori di due coppie di giovani innamorati, ed è la situazione della sorellina di Don Pilone e anche la situazione della Zoccoletta, cioè la farsa, dove c'è effettivamente una certa Toniona che è direttrice di coscienza, pinzocchiera, matrona veneranda, zitella, e che per di più è una figura di serva padrona, perché riesce a farsi sposare dal padre di Lucetta Arnolfo. Quindi sono o non sono di Gigli? Ovviamente la questione resta e resterà forse a lungo, in assenza di manoscritti attestati, irrisolta. Una cosa almeno mi sembra certa: parlare di impostura è esagerato, e se impostura c'è, essa non è sicuramente di Gigli. Sarà di Gabrielli, sarà di Pazzini Carli, perché forse è lui che si è messo a redigere queste parti, non sappiamo, spinto dal suo zelo progigliano, e che inserisce una prefazione decalcata su un altro Gigi, Gabriello Gabrielli, per, non so, per nascondere il suo furto. Io, piuttosto che di impostura, parlerei di plagio, e di plagio in senso positivo, come ha usato ultimamente il nostro collega di letteratura francese Pierre Bayard, parlando di plagio per anticipazione, e di plagio positivo, cioè che non è un furto, ma è un omaggio. E appunto tutta questa raccolta, come dicevo, è un omaggio a Gigli, lo dice, e quindi credo che questi componimenti teatrali almeno mostrano una cosa, è l'importanza della drammaturgia di Gigli nell'evoluzione di quel genere che sarà un genere fondamentale per Goldoni dell'intervento. In effetti questo è un problema, quello delle attribuzioni, dei travasi fra generi, dei travasi fra generi che riguardano appunto in questo caso commedia e farsa di un autore rilevante come Gigli, poi rilevante anche per Goldoni, e quindi ci riporta veramente allo spirito di Arprego questo intervento. E poi c'è questo problema delle attribuzioni, che è un problema che per un genere dello statuto è abbastanza fragile, come la farsa, sottoposta anche ad adattamenti, rimaneggiamenti. È un problema che non riguarda solo Gigli e solo questa edizione, ma è un problema perché proprio a volte questi testi erano anonimi, sì. E quindi alcuni autori non volevano essere riconosciuti come autori di questi. E quindi c'è questo problema di attribuzione, che non è un problema solo filologico, ma è un problema che rinvia proprio alla presenza, certo, alla presenza di questi testi nel panorama teatrale. Quindi grazie, poi ritorneremo nella discussione. Comunque rimaniamo ancora su Gigli con Elena Marcello, che lei appunto è attiva in Arprego.
fede e i tradimenti con la Nagilda Intermedia che sta per essere pubblicata in Alprego e che appunto è le sue ricerche riguardano proprio il rapporto fra il teatro del secolo d'oro spagnolo e l'Italia. E il titolo del suo intervento di oggi è Declinazioni drammaturgiche della fede nei tradimenti di Girolamo Cinti. Quindi le do la parola. Grazie mille, anch'io apro il mio intervento, ovviamente con un sentito ringraziamento alle tre anime. Alle tre anime, dicevo io, di questo convegno, Maria Gattici, grazie per l'invito, grazie, è sempre piacevole essere tra amici, sono contentissima. Ok, questo sì, grazie. Allora, cercherò di essere breve, di rispettare il tempo, allora, nel caso di avvisarmi. Allora, partiamo da questo. La fede ai tradimenti è il quarto monodramma di Girolamo Cinti, con musica del maestro di cappella Giuseppe Fabini, composto per il Collegio Tolomei di Siena. Del libretto a Siena si pubblica una prima e una seconda edizione l'anno stesso della rappresentazione, il 1689. Ma la ramificazione delle stampe che ripercorrono il fine Seicento e l'intero Settecento è di una seducente complessità. Il plot, infatti, viene adottato e adattato in molteplici occasioni da diversi librettisti barra compositori e a ripercorrere le scene italiane fino ad approdare nelle volte straniere. Grazie al database Corago, sempre in aggiornamento e di cui sono altamente debitrice, è fruibile una iniziale ricognizione delle impressioni sceniche e persino una prima affiliazione fondata sulle derivazioni musicali, o meglio, sulle figure dei compositori che accomunano le stampe. Questi dati permettono di tastare la fortuna del melodramma gigliano, che tra l'altro si protrae fino ai giorni nostri con un allestimento del 2011 presso l'Accademia dei Rozzi, ma nella versione musicale di Attilio Ariosto. In questa sede mi limiterò a tracciare le metamorfosi del testo drammatico a partire dalla riscrittura d'autore redatta per uno spettacolo romano nel 1711, per soffermarmi in un secondo momento sui due libretti legati al nome di Fabrini più vicini alla data della prima rappresentazione, che sono stati scritti per le piazze di Bologna e Firenze. Analizzerò in particolare il virgolettato, l'integrazione dei personaggi buffi e la declinazione della componente comica in funzione del plot, accennando tangenzialmente all'evoluzione del genere sotto genere intermezzo e alla sperimentazione comica del senese, che è un'indagine in effetti da portare avanti ancora in modifica. Della partitura originale non vi è traccia alcuna, e quando anche fosse disponibile non sarei competente in materia. Ne approfitto quindi per ringraziare soprattutto per l'edizione il collega Paolo Giovanni Maione del prezioso aiuto dato in ambito musicale. D'altro canto, della musica composta per la fede nei tradimenti, Gigli, contrariamente ai giudizi su Fabrini espressi pubblicamente, non era altamente soddisfatto, visto che in una lettera da a un non identificato nobile committente, sembra della famiglia Stense, datata 20 febbraio del 1696-97, considera che il maestro di cappella compose, cito, tanto male che non si può far peggio, e ribadì in chiusura che la musica, cito, è cattiva tutta. La rielaborazione della fede nei tradimenti, da parte di Gigli a poco più di 20 anni dalla prima rappresentazione, si offre, credo, come un osservatorio privilegiato per indagare in che misura la comicità, ma soprattutto quale tipo di comicità, si innesti nel tessuto originario, al fine di dedurre in che proporzione possa essere cardinale l'impostazione originale, senza personaggi buffi, sulla diffusione del libretto. L'indagine permetterebbe inoltre di approfondire il evolversi del destro comico gigliano, considerando che una volta abbandonato il melodramma, che era stato per il senese degna palestra di drammaturgia, questi si dedicò, ma gli esordi procedono un po' in parallelo, alla commedia, alternandole con forme minori di poesia drammatica, dalle farsette agli intermezzi, a volte farsette usate come intermezzi.
l'origine dell'argomento della fede nei tradimenti, che era il mio tema di indagine in effetti, è una fortunata storia della Spagna medievale. Gli eventi però, scusate, sono tratteggiati a grandi linee nel melodramma e la scarsità di riferimenti testuali precisi, così come l'estrema riduzione dei personaggi, delle azioni corollarie, limita le connessioni intertestuali alla mera e vaga traslazione del mito del conte e di Castiglia di Donna Sancia, quali figure esemplari di cui si sceglie il momento in cui il nobile viene invitato a corte con il pretesto del matrimonio, viene imprigionato e successivamente liberato dalla principessa Navarina. E l'asse amoroso, quindi, del conflitto degli affetti, l'ottica adottata da Gigli. D'altronde, l'essenzialità dell'intreccio è elemento costituente del genere melodrammatico e in parole di Gronda, cito, spetta al librettista perciò elaborare una vicenda i cui conflitti divampino e si isolistrano nell'epoca. Fine della citazione. Ragion per cui le scelte del drammaturgo senese attingono l'esotismo mitico della Spagna medievale e si concentrano sull'opposizione tra il comportamento disonesto e il comportamento virtuoso, orgoglio versus amore, esemplificata nei protagonisti del narrato in Derogatis, i cui legami di parentela vengono opportunamente manipolati fino a riprodurre un altro schema binario e oppositivo, due coppie, grazie all'introduzione di un personaggio fittizio che è Elvira, composte da fratello e sorella, i cui destini si intrecciano, Fernando, il conte di Castiglia, la sorella Elvira, il re di Navarra, Garzia, assieme alla sorella Anagilda. Ogni protagonista ovviamente sarà durante l'intrigo in preda a sentimenti contrastanti, esaltati come l'uso dalle arie, fino a quando nel finale impereranno i sentimenti di amore tra Anagilda e Fernando, di pentimento di Garzia e di perdono di Fernando e Elvira. La configurazione della fede nei tradimenti, quella primigenia, il cui titolo ovviamente preannuncia il conflitto sia l'insegnamento sottesi al dramma, vede quindi soltanto quattro protagonisti. L'autore, che nella suscitata lettera definì il suo melodramma, e cito, un'opera di quattro personaggi eroica mia e facile da rappresentarsi, nel pretesto della Princeps si scusava per l'assenza dei personaggi buffi presenti invece nelle rappresentazioni, cioè nei melodrammi da lui composti gli anni precedenti per il Collegio Tolomeo, e adduceva che era stata necessità, non elezione, e che il dramma era parte di poche settimane. Indubbiamente non sono da sottovalutare le limitazioni derivanti dalle abilità canore interpretative dei convittori a disposizione, così come le finalità educative imposte dal contesto di produzione, costruzioni che l'allora esordiente drammaturgo definì ceppi dell'ingegno, poiché, parole sue, cito, la poesia particolarmente abolisce la soggezione e margoletti riserve al comando, la musica poi, quanto aggiunge di grazia alla poesia, tanto toglie al poeta di biasimo, mentre inganna con il gusto. Quando nel 1711 Gigli riprende in mano il proprio melodramma, corredato questa volta dalla musica di Antonio Caldara, è ormai un drammaturgo matura, distanza a Roma, dove si è rifugiato dopo lo scandalo del Torpilone. Consapevole delle mutazioni, mutevoli esigenze teatrali, di quell'uso dell'OGD, che vi ho sottolineato, che impone modernizzare o adattare gli spettacoli alle piazze, ai gusti, committenti compresi, Gigli, per il pubblico romano del Teatro del Principe di Cervete a Palazzo Monelli, introduce i ruoli dell'ambiziosa e birichina Dorina, nome che tra l'altro ha un precedente di rilievo nella zitella serva di buona fede del Don Pilone, e anticipiamo quasi uno sequel nella Dorina della farsetta barra intermezzo Il Nardone, recentemente riportata alla luce da Molinari, che si trova in documento, si trova nel Collegio Romano. E abbiamo pure dei paralleli anche per quanto riguarda le situazioni iconiche. E quindi introduce Dorina da un lato e il vecchio innamorato Grullo. L'operazione dei Gigli riflette una tendenza melodrammatica che porterà poi alla cristallizzazione del genere intermezzo. Non è casuale, infatti, il riferimento alla città lagunare, ove l'intermezzo nasce con grande plagio. Gli intermedi del Gigli per
usare la terminologia adottata dal drammaturgo, vanno diciamo quasi già in direzione dell'intermezzo. Dal lato i protagonisti dell'intreccio comico si snodano sia nell'arco del plot che fra gli atti, va bene? E dall'altro potrebbero esserne facilmente estrapolati da vere vita propria. Degno di nota inoltre il fatto che l'adozione delle parti cantate sia esclusiva degli interventi all'interno della fede dei tradimenti rispetto agli intermedi in cui del tutto assente la musica, ma fortemente presente l'attrezzo, quindi un aspetto spettacolare. Per quel che riguarda poi l'azione comica, pur riflettendo un topos drammatico letterario, quindi battibecchi tra una giovane e il suo vecchio credulo spasimante, gli inserti si prestano una resa comica in direzione realistica che però non è tutto raggiunta. Dorselli, per quel che riguarda le parti frammezzate di Gigli, note con il titolo apocrifo Dorina e Grullo, parla di struttura assolutamente ibrida, con un lessico teatrale mistilingue molto legato al gusto seicentesco. Tra l'altro, la princeps della Nagilda, questi sono i personaggi di Dorina e Grullo, la princeps della Nagilda presenta segni performativi delle virgolette che in base alla didascalia presente nella scena, eccola qui, del terzo e ultimo atto, prevedono la soppressione o l'eventuale soppressione di segmenti. In particolare, queste le devo far passare per forza un po' rapidamente, vengono soppressi 43 versi nel primo atto, cioè vengono virgolettati 43 versi, 90 nel secondo e 131 nel terzo. E le soppressioni riguardano anche gli intermedi, ma solo il primo intermedio, cui vengono eliminati solo 13 versi. Ora, noi sappiamo che la prassi del virgolettato a stampa è ormai d'uso, a giudicare dai dati che io ho visto in Reardon e Rosan, e a volte con differenti funzioni. Di tali potenziali aggiustamenti si può forse dedurre un criterio, il primo è d'ordine stilistico e riguarda proprio gli interventi comici, di cui si attenuano, forse anche per motivi di decoro, alcuni doppi sensi o battute che a volte comicità a parte sono ridondanti. Il secondo invece riguarda l'assetto musicale che spesso investe anche il recitativo che lo precede. Nonostante la propria dichiarazione, Gigli non disattende di connettere, dicevamo, Dorina e Grullo con la favola. La favola in modo da poter poi eventualmente declinarli, è ridotta appunto di parti cantate. Queste parti cantate sono, ho sbagliato la diapositiva, queste. La Dorina che si prende gioco nel suo vecchio e credulo spasimante, tra l'altro questa rielaborazione del 711 ha pure un doppio finale in cui prevede o meno che era quello precedente la stelletta e quindi l'eventuale declinamento delle parti comiche. Queste sono le ariette che si aprono appunto con una scenetta tipica, rezzosa, no? Per la giovane davanti allo specchio che si in belletta, che, va bene, che tra l'altro ha un po' un riflesso pure nel Nardone. Tra l'altro, ed è questo un tema che mi interessa e mi ha incuriosito perlomeno, questi protagonisti buffi sembrano avere una vita propria nelle scene italiane. Perché dicevamo che Grullo è un personaggio che dalla Nagilda, per esempio, viene riscattato in una rivisitazione di Amore per l'impossibile del 1639 per la Piazza Venese, con il titolo Amore medico, ossia Don Quixote, il personaggio, attenzione. Però risultano anche interessanti, e questa è forse una coincidenza, abbiamo un parallelo, una relazione, e gli intermezzi intitolati Grullo e Moschetta, rappresentati a Venezia nel 31 e ricordiamo che Gigli è già morto nel 1922. La prima è perché l'ignoto librettista inserisce un'aria del Gigli e quindi aveva letto la Nagilda, forse tratto ispirazione. La seconda concerne invece il potesto che Corrado ricollega questa rappresentazione,
perché sono degli intermezzi che hanno tra l'altro praticamente un scena di ruolo di impresario, che si intitola Moschetta al Grullo, e presenti non solo nell'opera, diciamo, sono intermezzi all'interno dell'opera metastasiana del Sigor, ma mi interessa soprattutto l'ultima, una rappresentazione che costituisce di per sé una riscrittura dell'Anagilda di Gigli, ma che conserva il titolo Primigenio, cioè La fede nei tradimenti, e cambia, ne cambia completamente, questa è l'arietta che viene, l'aria dell'Anagilda che viene riportata negli intermezzi di Grullo, e la rielaborazione dell'Anagilda con un cambio completo dell'onomastica, dell'ambientazione, è questa invece che vi sto segnalando, in cui è palese l'immaginamento onomastico, e sia da quello che è il ristretto dell'opera qua inserita, sia da questo primo incontro, cioè confronto tra dell'atto iniziale che vede la fede e la gita, e allo stesso tempo questa nuova rielaborazione. Ora, l'aggiunta di parti comiche alla fede dei tradimenti si manifesta però anche negli anni immediatamente successivi al primo allestimento, per due piazze che dicevamo che erano Bologna e il Teatro del Corso del Pinto di Firenze nell'anno del 1697. Ma lo stesso allestimento deve essere del fine 1696. Lo scatto cronologico non deve neanche indurre a conclusioni affrettate, perché nello stesso 1697 per esempio viene rielaborato però con musica di un altro compositore. Per quanto riguarda questi due libretti, Colonna e Firenze, anche lì vengono introdotti personaggi più Fenice e Delfo, Egillo e Tisbe. Se per il primo libretto, che è privo di paratesti, non sappiamo quasi nulla, nel secondo invece sappiamo chi sono gli impresari, gli interpreti della contestazione del centauro e l'ideale committente. Il libretto fiorentino è molto più vicino alla versione del Gigli, dove le parti comiche però vengono inserite in coda alla fine di ogni atto, avulse dall'ornitura del melodramma, tant'è che nell'ultimo atto seguono, con la dicitura scena decima quarta, l'effettiva conclusione del dramma. Queste due differenti impostazioni del comico, sto concludendo, sono da connettere poi anche con l'adattamento della favola, largamente ritagliata nel libretto bolognese, ma abbastanza fedele in quello fiorentino. Ora, il quinto intreccio di possibili relazioni che qui ho un po' tratteggiato in modo rapido, e soprattutto attenzione date, è da collegare o da ricordare il ruolo sempre più chiaro di Gigli come un drammaturgo, impresario e regista, che è palese fin dall'inizio del suo apprendistato. Non solo si occupò degli spettacoli presso il Collegio dei Gesuiti, ma anche della stagione operistica cittadina a partire dal 1690. Ricordiamoci poi che nel 93 va a Roma, ha un grande successo, Amore con i Flussigli, e quindi comincia già anche ad avere maggior fama all'interno della città. E, però dice, a partire dal 1690 comincia a scegliere quali sono le opere che si devono rappresentare alla Regina Siena, per esempio il Dama per musica Maestà degli Amori, oppure i libretti erano di sua proprietà, o quell'anno successivo, quando probabilmente non solo sceglie il dramma, ma lo adatta, che è Dalmiro, introducendo un personaggio di tamburini per l'inaugurazione del Saloncino. Anche se non è fino al 1695, dopo il successo del Amore fra gli impossibili, in cui viene ufficialmente incaricato della programmazione melodrammatica estiva, che in Italia si svolgerà fino al 1704. Quindi Gigli propone melodrammi propri ed altrui, li adatta probabilmente, ingaggia musicisti e cantanti, si occupa dell'impresa spettacolare. Cioè, di tutti quei dettagli performativi che un regista anche deve prendere in considerazione, e in fondo in quel giro teatrale che connette Siena con Firenze e Roma, va bene, con il contatto con Roma era non solo dalla famiglia che ci dà una parte, poi quando anche conosce il cardinale Ottoboni, ma in certi versi anche forse con Mantova,
è noto poi, lo salto, e quindi lecito domandarsi se Gigli fosse quindi tra i promotori dell'allestimento fiorentino o persino di quello mantovano, anche se con musica di un altro compositore. Se a favore possono essere presentati documenti consultati da Lindor che testimoniano i frequenti viaggi di Gigli tra Siena e Firenze per il reclutamento dei cantanti e dei musicisti, la lettera è però a una data un po' particolare, 1696-97, non è chiaro, e serve soltanto a corroborare il fatto che il nostro era attivo nell'autopromozione delle proprie opere, tra cui La fede dei tradimenti. D'altronde, a mio avviso, l'aspetto comico della Nagilda non investe drammaturgicamente il plot. Pur non avendo accennato per esempio alle aree dei protagonisti, di quattro protagonisti principali, il che non esclude che il dramma per musica potesse essere oggetto di una ampia rielaborazione parodica o antieroica, a prescindere dall'inserimento di personaggi buffi. E quello che sembra aggiudicare dall'interpretazione che fa Radermacher, in effetti non condivido totalmente se viene riferita al primo allestimento, ma al secondo, per quello che fu l'allestimento fatto a Vienna nel 1701 con musica di Attilio Ariosto. Non lo è, per esempio, la chiave parodica, nemmeno per il libretto fiorentino, anche se ribadisco, per poterlo assicurare al 100%, è necessario anche indagare i codici musicali. Infine considero di estremo interesse, anche se qui tratteggiato con un'ultima diapositiva che ci permette di riportare, se capisco, il discorso della comicità e indagare come si evolve questa comicità gigliana sia all'interno delle parti del dramma per musica sia all'interno delle parti frammentate, che non è ancora piena d'ombre. Noi sappiamo, per esempio, che ha adattato, e sembra che l'adattamento più famoso è quello della Griselda, che è un adattamento comico. Sappiamo che scrive un intermezzo nel 1692, quindi non è ancora chiaro quale fosse, e qui c'è una mini lista di quelle che sono le parti frammentate. Per cui l'intermezzo dell'esperimento della Divina è poi molto famoso anche per il successo che ha avuto posteriormente. Quindi è necessario, per far questo, completare non solo il mosaico delle rielaborazioni della fede, per indagarne anche la rivalità del popolo. Questo è quello che c'è. Grazie Elena, infatti questo ulteriore richiamo a Gigli mostra intanto la capacità che hanno, no, anche questi generi come gli intermezzi, le farse, di svolgere quella funzione del libretto, a volte come indicatore culturale, no? Di riecheggiamento di tematiche, anche di assunzione di modelli e di temi stranieri, no? che mostra la vitalità del genere. Poi questo affascinante percorso delle varianti d'autore e non d'autore, che non solo riguardano poi l'assunzione o espunzione di comico, ma riguardano anche l'adattamento alle sedi di rappresentazione, che è sempre, mostra appunto quanto poi i testi si debbano sempre interfacciare, soprattutto nel caso performativo, con i contesti di rappresentazione. Quindi al di là del singolo caso è un richiamo a quante implicazioni ci sono nella storia di ogni piccolo testo. Ecco, l'ultimo intervento è di Cristina Cappelletti, che è molto attiva nel CRES, nel Centro di Ricerca Studio Epistolare del Settecento. Appunto la sua tesi di dottorato era dedicata proprio alla corrispondenza di Pindemonte con Angelo Mazzi, Smeraldo Brunelli, quindi insomma ha sempre curato altri carteggi di letterati, quindi diciamo che è molto attiva, ma benemerita proprio delle pubblicazioni di carteggi settecenteschi, oltre che di altri ambiti di ricerca,
e il titolo dell'intervento di oggi è più a discrezione del genio che a norma delle buone regole le commedie di Cosimo Antonio Bellini. Grazie. Grazie. Grazie per la presentazione e naturalmente grazie ai tre organizzatori di questo convegno. Io cercherò di non sforare, spero, ma nel caso mi farei cenni di insofferenza. Grazie. La Gazzetta Toscana del 23 febbraio 1768 riporta la notizia della morte avvenuta nel convento di ogni santi a Firenze il 18 gennaio del frate francescano Cosimo Antonio Pelli, già padre provinciale dell'ordine, scomparso all'età di 81 anni. Nel necrologio il giornalista ricorda come religioso si sia reso celebre presso i letterati per le sue estese cognizioni nelle cose spettanti all'antiquaria, per via di una sua raccolta di medaglie messe insieme in diversi luoghi e tempi, preziosa non per il numero ma per la rarità dei pezzi che la compongono. Degna di nota inoltre una libreria cospicua per l'abbondanza dei libri rari per se stessi, non meno che per l'edizione, quindi una figura di erudito di primo Settecento, sembrerebbe. Ma nel breve necrologio viene inoltre ricordato come religioso sia anche autore di commedie, tutte pubblicate con il nom de plume di Simone Falconio Prato. In realtà si tratta di un anagramma di Fra Cosimo Antonio Pelli. A dire il vero, la produzione teatrale non è particolarmente vasta e nota, si tratta infatti di 5 sole commedie e si lega principalmente all'apertura alle primissime stagioni teatrali del Teatro Valle di Roma, ricostruendo la cronologia del quale Martina Grendler segnala la messa in scena di alcune opere di Simone Falconio Pratoli nel Carnevale del 1727. Va infatti in scena la commedia in commedia, nel Carnevale dell'anno successivo vanno in scena Il furto onorato e Il podestà di Marmantile. L'ultimo giorno del Carnevale del 1728 viene messa in scena la commedia Il pazzo per forza, di cui non è segnalato il nome dell'autore, anche se al momento della stampa apparirà in frontespizio il solito anagramma Simone Falconio Pratoli. Manca invece all'elenco la commedia La Vedova, di cui non abbiamo notizie dell'effettiva messa in scena romana, viene pubblicata per la prima volta qualche anno dopo, nel 1734, a Lucca, dove lo stesso anno lo stampatore Capurri riproporrà anche una seconda edizione della commedia in commedia, riveduta e corretta dall'autore. Non abbiamo scritti di carattere teorico di Pelli, vista anche l'esigua produzione comica, ad eccezione di una dedicatoria, la dedicatoria all'edizione del 1749 del Podestà di Marmantile, edizione anche in questo caso che si dichiara come riveduta e corretta dall'autore, dedicata al signor Farnabio Gioacchino Annutini, nome anagrammatico, dice Mazzucchiani nei suoi Scrittori d'Italia, di Giovanni Antonio Bianchi di Lucca, come il Pelli, come lui il religioso, appartiene anche lui all'ordine dei minori osservanti, autore di alcune tragedie morali, tra cui una Matilde, che dovrebbe essere la tragedia messa in scena nell'inaugurazione del Teatro Valle di Roma, che in alcune storie del teatro e dei teatri romani viene erroneamente attribuita a Pelli, a sottolineare forse l'assiduità dei due, sino quasi a confonderli. Per capire, col beneficio di inventario naturalmente che queste poche pagine possono suggerire, quale sia la prassi drammaturgica seguita da Pelli, non sarà ozioso soffermarsi su questo testo, che si apre con il ricordo di come il religioso sia divenuto far commedie, pur essendo egli uomo che si è applicato più seri e più gravi studi e che come tale può giustamente sperare d'essere in comune credito d'uomo dotto, scrive, e gli si è lasciato uscire dalla penna qualche tragico o comico componimento, cosa questa che è fatto senza l'idea di trovare fama e plausi, ma per suo solo sollievo. Il Podestà di Marmantile, allestito in origine, scrive Pelli, per una privata mensa, in realtà fu gustato con tanto piacere che l'autore fu costretto a rimpastarlo e ricuocerlo, cioè a riscriverlo con i necessari aggiustamenti, per essere esposto ad un più ampio e vasto pubblico. Credo alluda con questo più vasto pubblico proprio la messa in scena al Teatro Valle di Roma. A tale proposito, Pelli confessa di aver composto queste ed alcune altre commedie più a discrezione del genio che a norma delle buone regole. Conscio dei propri limiti, però,
si dedica a uno studio forse nato prima di esporre sui teatri pubblici le sue opere, così da poter capire il senso di termini quale favola, costume, sentenza, peripezia, emozione. Credo sia abbastanza ironico nel dichiararsi ignorante anche su questi elementi piuttosto basilari del teatro. Però invece di chiarire le idee, questi studi non fanno che confonderlo, quindi per non impazzare, scrive da dovero in una cosa da burla, determinai di fare una baldoria di questo e di altri miei consigli scrittacci ed avrei eseguito questa mia determinazione se non mancava di leggere il nostro dottore Grazzini, detto in Lasca, il quale nel primo dei due prologhi della commedia intitolata Gelosia dice che in essa non sono né ritrovamenti né ricondizioni, la qual cosa è tenuta a noia e da fastidio dei popoli. Da questo intrito precedente, insomma, Pelli ricava la massima che alcuni elementi visti come indispensabili nei testi comici forse in realtà non lo sono. Inoltre, un altro problema con cui si scontra prima di decidersi alla messa in scena delle proprie commedie è quello della versificazione, sottolineando come abbia riscontrato un ostacolo non poco conto nella dizione, ossia lo stile, di usarsi bene la commedia, dal momento che rileva come non solamente le tragedie, ma le commedie ancora, si devono scrivere in verso. Pelli finge, non senza uno smaliziato tono teatrale, quasi da un'inchietta comica, di aver disperato di poter mai scrivere commedie per la sua scarsa capacità di scrivere versi. O qui sì, che mi cascarono affatto le braccia, impero che non avendogli fatto da poeta che in bagatelle non mi sentivo in gambe a farlo su quest'ora. Ma mentre ero in questo guaio, mi sorvenne ad aver sentito voi, signor Farnabio, già da molti anni leggere una certa dissertazione la quale dimostrava che i nostri e tragedie e commedie si possono francamente comporre in prosa. In questa dissertazione dunque Pelli trova il nulla osta per comporre in prosa le proprie commedie, facendo così cadere anche l'ultimo ostacolo che ancora lo tratteneva dal dedicarsi alla scrittura drammaturgica. La dissertazione in oggetto che ho cercato di individuare credo sia un testo non esattamente dei giorni coevi del Pelli, ma del tardo Cinquecento. È uno dei pochi trattati in cui Agostino Michele scrive, contro l'opinione di tutti i più illustri scrittori dell'arte poetica, dimostrando come si possono scrivere con molta lode le commedie e le tragedie in prosa. È il primo trattato in cui apertamente, in anni in cui il nodo critico pare essere legato a quale tipo di verso utilizzare per la scrittura tragica, attacca come deleteria per la mise-en-scène la versificazione delle tragedie. Parlo di tragedie perché in realtà nel trattato di Agostino Michele il problema dell'uso del verso e della prosa per la scrittura comica viene licenziato nelle primissime pagine, in quanto la prassi, dice appunto Michele, è già molto diffusa e quindi rende inutile una troppo articolata trattazione. Quindi, mentre molti autori si chiedono quale verso usare per la tragedia italiana, Agostino Michele risolveva il problema dicendo che la prosa era più legata alla verosimiglianza della messa in scena. Del resto, lo stesso Pelli nota, sempre partendo dall'autoritas di questo trattato, come effettivamente siano molti gli autori comici che hanno composto in prosa le proprie opere, sciorina un discreto elenco di nomi, e oltre al ripudio del verso, in nome della verosimiglianza, che era già appunto nella dissertazione di Michele, Pelli dichiara inoltre che le parti degli attori che vestono il carattere di persone ignoranti devono essere scritte in quella lingua che qui da loro familiarmente si parla, cioè in dialetto, mentre per gli altri personaggi, più civili e più colti, è meglio usare una lingua, se non a rigor precisa, almeno soffribile dal punto di vista grammaticale. Insomma, dice che per questioni di verosimiglianza non usa il verso e usa un doppio registro linguistico, il dialetto per i personaggi meno colti, un toscano letterario invece per gli altri. In realtà anche i personaggi che parlano in dialetto spesso non usano una lingua verosimile, ma scelgono invece forme dialettali così improbabili da essere di per sé comiche, in grado di dar vita ad equivoci linguistici che facilmente possono suscitare ilarità. Certo, non si tratta di una novità, ma alcune soluzioni che spero riuscirò a leggere, ma non ne sono certa, sono abbastanza ludibili. La prima commedia del Pelli, quella che forse
poteva sembrare più interessante, la commedia in commedia, non è, a dispetto del titolo, un testo metateatrale con intenti programmatici, come avverrà ad esempio per il teatro comico goldoniano. La commedia riprende il tema piuttosto comune e scontato dell'amore ostacolato tra giovani, nel caso specifico Lucinda e Celindo, i cui piani matrimoniali vengono impediti dalla madre di lei, Nobilia, che la vorrebbe sposa dell'affettato nobile squattrinato cortigiano Fiorlindo, e da Pandolfo, padre della giovane, tipica figura del vecchio avaro, che vorrebbe invece secondare il desiderio dell'amico Marchionne, da poco vedovo, che vorrebbe sposare Lucinda non per amore, ma perché la defunta moglie lo ha convinto che non ci fosse cosa peggiore che l'avere una serva, motivo per cui, rimasto vedovo, pensa di risolvere il problema risposandosi in fretta e furia. Siamo in presenza, dunque, del già più volte evocato contrasto tra matrimonio per amore e matrimonio per interesse. Dopo le prime perplessità di Pandolfo, che vede di buon occhio il coniugio tra appunto l'amico e la figlia, ma immagina le non poche rimostranze di lei, vista l'età avanzata, lei ha 18 anni e il promesso avrebbe in realtà l'età del padre, il motivo per cui Pandolfo vorrebbe questo matrimonio è perché Marchionne è molto ricco e potrebbe in qualche modo mettere in sesto le finanze di casa che sono state rovinate a causa della smania di spendere di Nobilia, moglie di Pandolfo. Il tema delle donne che rincorrono le mode, dilapidano patrimoni in abiti, gioielli e carrozze, anche in questo caso è un tema piuttosto inflazionato. Di Goldoni sappiamo, credo non sia nemmeno necessario dire, antecedente forse a Goldoni c'è la commedia di Giulio Cesare Becelli, La pazzia per le pompe, commedia appunto basata sulle spese forsennate di due donne che appartengono a classi sociali diverse, nobiltà e borghesia, ma in realtà in questo caso la vicenda è un po' diversa rispetto a Goldoni, perché la causa prima degli sperperi di Nobilia, che nome nomen è donna che appartiene a una famiglia assai nobile, ma di esiguo, forse inesistente, patrimonio, è costretta a sposare un uomo molto ricco, ma che è figlio di un contadino, e il mal combinato matrimonio, insieme all'albergio nobiliare della donna, la convincono a compensare con sperperi esagerati il torto che le è stato fatto con un matrimonio così poco degno dei suoi natali. Goldoni, come ovvio, avrebbe rifiutato, rifuggito la messa in scena di un matrimonio tra classi sociali differenti, anche per evitare problemi con la magistratura della bestemmia. Ho fino adesso eluso di riferirmi a quale commedia si è messa in scena, come si allude nel testo. Non si tratta, come dicevo, di un elemento di metateatralità programmatico che spieghi le scelte drammaturgiche dell'autore, magari con intenti apologetici. La commedia a cui allude il titolo è invece quella che fingono di mettere in scena Lucinda e Celindo per poter parlare liberamente e usare le finte battute di questa commedia per i loro dialoghi amorosi, senza insospettire i genitori e avendo un po' più di libertà. Il padre concede questa farsa, questo finto allestimento di una commedia in casa, perché spera in questo modo che la moglie sia distratta dalle sue eccessive spese. Dopo un lungo scontro tra padre e madre per stabilire chi debba sposare la figlia tra i due pretendenti, il Deus ex machina che scioglie di intreccio rende possibile e necessario la fine proprio Lucinda, sostenuta dalla fidata e scaltra cameriera Dorina. La ragazza infatti svela ai genitori i reali difetti dei loro pupilli, Marchionne ha decantato pubblicamente per lo più spilorcio usuraio che abbia mai avuto tra i suoi seguaci il vizio detestabile dell'avarizia. Fiorlindo invece è un pallone di vento e come tale è lo scherzo e la favola delle punti che sanno bene non aver altro capitale che ciarle. Insomma, tra i due litiganti il terzo gode e le follie dei due genitori sono vinte dalla saviezza della giovane che sceglie per marito l'unico figlio del signor Ferdinando Amapori ricco di illustre e patrizio della città di Bologna, che in questo modo potrà risanare veramente le finanze familiari. Vado un po' più rapidamente sul podestà di Malmantide, che mi aveva suggerito di occuparmi di questo autore perché speravo di trovare riferimenti goldoniani visto l'ambientazione. In effetti quando si cita questa commedia spesso si cita proprio come possibile antecedente. In realtà il plot è molto simile alla commedia in commedia e abbiamo sempre tre pretendenti
uno gradito, gli altri due no, perché hanno difetti di diverso genere che aspirano alla mano di una giovane fanciulla, in questo caso Teorilla, nipote del podestà di Marmantile Anselmo, che è un personaggio piuttosto negativo, è un personaggio che amministra la giustizia solo per interessi personali, inventa finte cause per combinare multe molto salate dei malcapitati che non hanno nessuna colpa. Leandro, innamorato ricambiato di Eurilla, riuscirà a smascherare le colpe del podestà e ad arrivare al matrimonio. Come dicevo, con l'opera, con il libretto d'opera di Goldoni, questa commedia condivide giusto l'ambientazione a Marmantile e la presenza in scena del primo cittadino. Però nel caso di Goldoni, l'Amprivio, governatore di Marmantile, era un vecchio un po' sciocco, legato in maniera molto stretta alla figlia Brigida, tanto da non scorgerne i difetti. Aveva poco nulla che spartire con il vecchio abito senza scrupoli, nulla affatto affezionato alla nipote che mette in scena invece Pelli. Nemmeno le due giovani hanno tratti comuni. Candida e ingenua, forse qualcuno potrebbe dire sciocca, Eurilla, vanitosa, superba, convinta di essere un esempio di scienza e virtù cortigiana, Brigida, la protagonista appunto del libretto di Goldoni. Quindi è probabile che Goldoni non abbia visto l'opera, ma ne abbia poi poco o nulla tratto come ispirazione per il suo libretto. C'è da aggiungere per questa commedia di Pelli che, come dichiara lo stesso autore, è ispirata da una commedia di Fagioli. Addirittura Saverio Franchi parla in questo caso di un parziale plagio, probabilmente della commedia Le differenze aggiustate, o forse del Ciapo d'Autore. Il Pelli in realtà dichiara di essersi molto ispirato a Fagioli, quindi non è un plagio non dichiarato, quindi forse è una riscrittura che in qualche modo lo stesso Fagioli autorizza, perché nella prefazione di Pelli si legge che mentre era ancora in vita l'autore legge la sua commedia e la loda molto. Non so se sia vero, ma insomma questo ci dice Pelli. Di un qualche interesse per questioni linguistiche è invece l'ultimo testo andato in scena al Teatro Valle di Roma, Il pazzo per forza. È sempre la storia, la solita vicenda di contrasti amorosi, e vi risparmio in questo caso un troppo lungo riassunto della vicenda. Abbiamo due coppie di giovani che giungono alla fine a un matrimonio dopo varie peripezie. L'elemento però curioso in questa commedia è l'uso che viene fatto del linguaggio, perché uno dei protagonisti, Leandro, si spaccia prima per pittore francese, poi per medico spagnolo, un po' come accade al Conte di Almaviva parecchio tempo dopo, nel Barbiere di Siviglia di Rossini, dove appunto per riuscire a conquistare Rosina va in casa del suo tutore travestito in vario modo. Anche in questo caso Anselmo gioca su questi elementi, Leandro si traveste per riuscire ad entrare in casa di Anselmo e capire un po' come aggiustare i suoi problemi sentimentali. Dal punto di vista linguistico è molto curioso l'uso che viene fatto di un finto spagnolo, di uno spagnolo un po' maccheronico, che dà origine a dei fraintendimenti. Leggo rapidissimamente. Leandro, per amor loco, uno dei personaggi impazzisce per amore, come appunto dice il titolo. Tengo la stima, Anselmo, è in buon'ora, non l'ansima, gli è pazzo da capo a piede. Leandro, es de menester, Anselmo, se mangia minestra, sicuro. Interviene il maestro di casa, che è un fine erudito, almeno per tale si spaccia e parla molto latino. Minime domine, vuol dire che è necessario, conviene, opus est. Leandro, est de menester curare la cabeza. Anselmo, comprarvi una cabeza, o questa è l'altra. Se ve lo dicevo che non ho fede, costui è un qualche menescalco, si crede sicuro di avere a medicare qualche bestia. Andiamocene, Filandro. Il Filandro risponde, oi bo, non faccia. Cabeza vuol dire fianco, e la prudenza vuole che i mentecatti si leghino, onde sua eccellenza
nel dir cabeza prese parte in prototo. In realtà cabeza in spagnolo, mi diranno gli amici spagnisti qui, non vuol dire fianco ma vuol dire testa. Questo dimostra come il personaggio di Filandros evidentemente si spaccia per un erudito, un intellettuale, cosa che non è. E usa anzi spesso il latino, non leggo per questione di tempo alcune citazioni, un po' come il latinorum di Don Abbondio, per ingannare e rendere fumosi i propri discorsi, creando anche qui intermezzi comici molto divertenti. Goldoni ebbe conoscenza, e mi avvio a concludere visto che il mio tempo è finito, delle commedie di Cosimo Antonio Pelli? Probabilmente sì, visto che a metà del XVIII secolo, nel catalogo di tutti i drammi per musica recitati nei teatri di Venezia dall'anno 1638, che era posto in luce da Antonio Groppo, il nome del Pelli compare, accanto a quelli di alcuni altri spesso misconosciuti commediografi, da cui i librettisti, o comunque chi aveva necessità di comporre un libretto d'opera, traeva spunto, smontando e rimontando letteralmente le scene della commedia al fine di adattarle al libretto. Viene a crearsi così una sorta di piccolo repertorio di situazioni e personaggi, cui spesso attingono i librettisti, in cui si perde l'esatta memoria degli autori e delle opere originali, e rileggendo alcune di queste commedie, anche quelle del Pelli, non è insolito avere l'impressione che possano essere presenti, almeno in filigrana, in alcuni libretti d'opera anche posteriori all'età goldoniana. Grazie. Un rilievo sull'autoritas, quello che hai detto sul fatto che appunto Pelli si ispirava sia per la scelta della prosa anziché il verso a un'autorità del tardo Cinquecento, è una fase di riforma, ognuno si ispira all'autorità. Credo fosse un po'. C'è un rapporto con l'autorità molto disinvolto. E poi quest'ultima riflessione, anche collegata al Podestà di Malmantini, in effetti non c'è un collegamento nei personaggi con il libretto goldoniano, però certo c'è la suggestione di quel Malmantile, cioè a volte ci sono delle filiazioni che sono appunto difficili da rintracciare, però ovviamente questi travasi fra generi non ci sono. Quindi. Allora, grazie, io aprirei la discussione per 10 minuti su tutti i 7 interventi della mattinata e poi do la parola ai nostri ospiti, a Maria Ida e a Javier per le conclusioni, d'accordo? Allora, c'è Gilberto e poi Roberta, credo. Rapidamente, volevo innanzitutto confermare quanto Roberta Trucchi prima ha detto a proposito di studi goldoniani, ben volentieri all'estremo per il 2023 esattamente su questa tematica un numero speciale. Intanto stiamo compilando il numero del 2022 per il quale abbiamo già vari interventi e per il quale che un paio di voi mi hanno assicurato il prossimo arrivo, e però c'è ancora posto, per cui ben volentieri, se evidentemente naturalmente dagli atti di questo incontro che Javier pubblicherà, se c'è qualcuno o qualche vostro allievo che abbia non solo un intervento goldoniano, ma come recita la nostra rivista Teatro e Letteratura Veneziana del Settecento. Ben volentieri, quindi li ospiteremo. E invece per quello che si diceva stamattina a proposito del confronto tra l'eloquio dell'attore e quello del predicatore, beh, è un confronto che corre nella letteratura veneziana del tempo, magari in forma burlesca, nel capitolo in lode, in terza rima, in lode del Sacco Ufaldino, che recentemente Anna Scannapieco ha recuperato e pubblicato nel fascicolo 2021 di studi goldoniani, c'è un'apertura in questo senso di confronto appunto con l'eloquio del sacro e quello del profano del teatro, ovviamente burlesca, e ovviamente legata agli attori o alla capacità degli attori o dei predicatori. Il Sacchi Bravo
i caccoli e i bambioni. Di grazia, guelfi, non vi lapidate, se prima non movete la ragione, e datemi sul cul, recorgiate, se non vi mando per suagli a cena, più che il francese prete e il buona frate. Sono famosi predicatori, ma i santi sul Faldino, onor del secolo nostro, è più grande. Grazie. Allora, c'era Roberta che ha chiesto la parola. Roberta. Grazie, intanto per la parola. Allora, due cose. Per quanto riguarda la relazione della Cappellina, il podestà di Malmandile, per me fa venire in mente un'altra commedia di Fagioli, quindi quello che è il podestà di Colonna. Non so se ci sono, se ci possono essere delle corrispondenze, però lei ha fatto riferimento esplicito. Questo nome Malmandile, che appunto ritorna, a me evoca un altro Malmandile, che è il Malmandile conquistato dei vecchi. Cioè ci sono, che è un poema retorico, ecco, ci sono delle corrispondenze, delle travasi tra questi testi. E poi io, Gigli, io sono con la bibliografia gigliana, sono rimasta indietro, tanto con me ne occupo, però devo dire è, insomma, sarebbe uno di quegli autori che merita veramente una riscoperta assoluta. Anche questo Gilberto, che mi raccomando, 23-24, perché Virgilio è, secondo me, è uno degli autori precedenti, la cosiddetta triade toscana, è senz'altro quello più ricco, quello più che suscita più interesse, come anche abbiamo visto stamani. Sì, trasfaste cosa? Sì, sono d'accordo, ma lei sarà d'accordo ancora di più perché è ancora più avanti degli studi. Volevo ribaltare un po' quello che ha detto sul podestà di Colonnole, perché effettivamente è quel famoso libretto di Bonilla, di Giovanni Andrea Bonilla, quello che mi ha colpito è la commedia di cui ha parlato per ultimo, cioè Il pazzo per forza, che è anche un libretto di Bonilla scritto nel 1656, in questi anni, prima in una versione molto lunga, dove c'è quel filandro, e poi riscritto da Bonilla stesso in modo più stretto, e direi che Peggy, che non conoscevo, è una tappa decisiva per andare dai fiorentini, tra i quali Bonilla, della metà del Seicento, fino a Goldoni. È veramente Peggy che scrive e dice una commedia nuova o parla di un adattamento di... Nel caso del pazzo per forza, no, non parla di adattamento, però c'è solo un'edizione e non ha nessun commento dell'autore. E tra l'altro nella drammaturgia romana, dove appunto si rilevava anche la corrispondenza tra Fagioli e il Malmandile, o comunque qualche prestito per il Malmandile preso da Fagioli, anche il curatore allude alla possibile affiliazione da Bonilla, ma non trova la stampa del pazzo per forza di Peggy, perché io ho trovato una copia sola in Nazionale a Firenze, quindi probabilmente circola poco ed è poco nota, per cui ho provato a vedere anch'io, per gli atti troverò un confronto più stretto anche con Bonilla. Sì. E se posso anche
chiedere a, a Roberta della prima sessione se il tamburo, ho verificato, è una commedia adattata dall'inglese, cioè lui dice Les Touches, è qualificata comédie anglaise, comédie anglaise, cioè adattata da un testo inglese di Addison, e quindi mi chiedevo se effettivamente è una cosa molto importante per il legame con i lumi inglesi, anche la massoneria, quello che dicevi. Perciò ha scelto quella da tradurre, no? Però quando poi viene, quando Michelin la riprende, la prefazione di Tétouche è una prefazione nella quale lui adduce motivi di carattere puramente formale. Mentre il Michelin la sposta completamente di campo. Però forse è più legata al testo originale, al testo inglese, proprio perché attraverso la citazione di apertura, cioè l'esergo di Michelin, è posto proprio sul frontespizio tra il titolo e il logo di stampa, e sono i versi di Orazio che Addison stesso riprende, e quindi Addison gli dà una certa coloritura, e secondo me Lucellai riprende attraverso la versione francese. Però ecco, qui per quanto riguarda il rapporto con l'originale, ci vuole un anglista, ecco, per quello che prima dicevo, ci vogliono competenze diverse. Abbiamo parlato tanto di concertazione in questi giorni, anche in questi casi ci vuole la concertazione. Io non sono un italianista, non ho competenze sufficienti per poter entrare in questo settore. Come ci sono poi, accennavo, queste traduzioni, adattamenti in tedesco del tambur, tutta una questione di fonti, un po' curiosato qua e là, sono stato proprio un spicolare qua e là, di questioni di fonti della commedia di Edison, alcuni rifarsi, rifanno a Calderon, quindi è proprio un terreno da scavare, da sfidare. Ci sono altri interventi? Io volevo dire solo una parola, ma posso dirla anche velocemente, no? Io ho avuto, oltre a congratularmi con tante relazioni che ho fatto, però volevo mettere in evidenza proprio la novità dell'intervento di Silvia rispetto alla figura di Crescimbeni, perché tutti siamo legati a una figura in qualche misura negativa, contrapposta a Gravina. Io mi sono occupata più di Gravina, quindi io sono una gravignana, sto scherzando, sono per l'Accademia dei Quirini, però diciamo questa lettura, che non è la prima volta che lei fa, ma ecco, volevo proprio sottolineare come si possa, e come sta facendo lei, leggere anche questo custode dell'Arcadia in una maniera che non è quella del libro di Condon su Gravina, che parlava di questo dittatore delle lettere, ma invece vedere per l'appunto la committenza, ma anche l'attenzione al pubblico e soprattutto anche gli effetti di contraddizioni che è messa in evidenza anche rispetto a quel libro che è molto bello dell'Arcadia di Crescimbeni. Gilberto che adesso ha un carico di lavoro per... No, quello che aggiungevi adesso, proprio committenza, mi ha fatto scattare un'altra cosa. Bisognerà tenere presente di volta in volta gli editori dei libretti, i librai o gli stampatori che fanno i libretti, perché nella realtà veneziana spesso e volentieri dietro c'è un finanziatore o un gruppo
che ovviamente condividono, supportano il libro che si fa e quindi anche una certa visione teatrale. Da l'una e dall'altra parte si sono cercati di fare, insomma. Grazie. Se posso aggiungere, ci sono fra le carte inedite di Crescimbeni degli archivi Vaticani, che insomma sarebbero da esplorare, c'è un foglio in cui a un certo punto Crescimbeni dice l'Arcadia, tutti i documenti d'Arcadia devono passare a De Rossi, che era uno stampatore, cioè questo vale per i libretti ma vale per tutto, era lo stampatore ufficiale, tutto Boni. E quindi sono scelte, cioè passare da uno stampatore all'altro e sceglierne uno che è privilegiato diventa chiaramente una scelta assolutamente omogenea di rapporto col territorio. Allora ci sono, ecco, sì, Cristina. L'ultima cosa su quello che tu hai detto per l'Arcadia, non sia anche lo stampatore per molti anni dei libri di Rime, degli Arcadi, anche forse di qualcuna delle prove, quindi sì, effettivamente anche nel caso piccolo del Pen, spesso le riedizioni che vengono fatte, che sono poche, sono tre, sono lo stesso autore, dello stesso editore, la stessa committenza, quindi sì, in effetti c'è questo legame stretto. Sì, cioè vedere che Pen pubblica con lo stampatore dell'Arcadia ci fornisce un'indicazione di quello che è il contesto, no? Quindi d'altronde era un frate, quindi c'è un legame con la gerarchia ecclesiastica, non lo so, cioè un'ipotesi, però è una questione importante il fatto che lui stampi con De Rossi. Stampa sempre con gli stessi editori, ma gli stessi editori poi sono due o tre che ripubblicano tutta la serie, evidentemente hanno interessi. Allora, altre questioni? Niente. Allora io darei, se non ci sono altre questioni, darei la parola ai nostri ospiti, che ringrazio ancora per questa squisita ospitalità e per questo convegno così interessante e importante, che do loro la parola. Negli ultimi interventi, no? Tra ieri pomeriggio e oggi, soprattutto del libretto in musica, che è diventato appunto oggetto di convegni, di pubblicazioni, di un proprio, e direi che forse anche, non so se esagero, ma qui Gilberto casomai mi corregge, è stato il luogo insomma, un po' anche di nascita dello studio del libretto d'opera come testo, come io non sono una letterata, come ben sapete, ma insomma proprio questa tradizione. Quindi mi sembra che questo convegno proprio si inserisca perfettamente in questa tradizione e appunto ringrazio Javier e tutti voi, che siete più esperti di me,
per avere appunto così ricordato e portato avanti questo filone, ecco, che io diciamo le mie ricerche non posso organizzare perché non è la materia di ricerca. Ecco, poi niente, ancora ringrazio le ragazze che qui mi piace nominare. Io. Devo chiamarle ragazze perché sono tutte laureate, tutte anche alcune di loro sono anche già studiose, quindi Marianna che è la più, diciamo, più grande, poi Linda e poi le new entry che sono appunto Lucia e Ilaria, ecco. E senza di loro naturalmente non avremmo potuto fare tutto come pensavo, le mail sono veramente tantissime. Poi non lo so, lo dico, ma qui anche lo nego perché secondo me con il clima che c'è quando usciremo tutti avremo voglia di mangiare e andarci a distendere, ma se volete dopo pranzo possiamo fare un giretto in istituto, vi posso far vedere la stanza Rolandi dove appunto ultimamente abbiamo riallestito un po' la nostra illusione pratica teatrale, quindi potrete vedere dei modellini, faccio vedere se volete la stanza d'uso, un po' gli archivi, però ripeto, se, so che tanti partono tra l'altro, ecco, quindi sì, io l'avevo detto fino al primo giorno, ma i lavori sono stati molto intensi e quindi mi rendo conto. Comunque se non riusciamo a fare questo giro, vi invito tutti quando avrete tempo, voglia, a tornare, ecco, solo una piccola indicazione, se pensate appunto di fare un soggiorno qui o venire per ricerche, l'importante è fare riferimento a un istituto, quindi scrivete a noi e noi poi vi organizziamo, comunque vi permettiamo di accedere alla residenza con una tariffa che è collegata al singolo istituto. In quanto in questo modo voi potrete usufruire di una tariffa ridotta come studiosi, ricercatori che in qualche modo si collegano al nostro ambito. Poi, come ho già detto a Roberta, mi sembra se qualcuno poi viene poi ha bisogno di andare in archivio di Stato alla Marciana, cioè, non c'è nessun problema. L'importante è che ci sia un ambito di ricerca che si collega anche molto ampiamente a quello che facciamo noi. Adesso io non ricordo se ci sono altre segnalazioni, credo che per le stanze, i pagamenti vari vi siete tutti organizzati ormai, quindi direi che il pranzo è dove abbiamo fatto ieri, però oggi dovremmo essere in una stanza condizionata, quindi meglio. E niente, ancora vi ringrazio tantissimo perché sono state veramente delle belle giornate, molto ricche. Ah, ecco, un'altra cosa, noi abbiamo fatto la registrazione, spero che tutti abbiano firmato la liberatoria, perché appunto sempre le ragazze, in realtà dottoresse, stanno mettendo tutte le registrazioni in formato per essere pubblicato su YouTube e la Fondazione Cine ha un canale YouTube, quindi dove io spero tra qualche giorno, però potrebbe essere una settimana, non so, potrete ritrovare tutte le registrazioni, quindi come me che mi sono persa purtroppo per impegni qualche relazione, ma potrà essere qualsiasi ora, qualsiasi momento, potete andare a risentire e rivedere. Ok, allora...